Buonasera, buonasera, ben ritrovati qui su Studio Leak. Io come sempre sono Francesco, di un gioco lombardo, come direi nei miei video, il vostro eSports reporter preferito, ma questo in realtà poi lo lascio decidere a ognuno di voi, ma è immancabile che io sia il vostro preferito. Non sarò magari l'unico, ma sicuramente lo sono. Detto ciò e a parte gli scherzi, benvenuti, ripeto, su Studio League, è il nostro format che stiamo portando avanti insieme io e i ragazzi di Atleta News. Siamo infatti proprio sul loro canale, non sul mio ovviamente, ma sul canale di Atleta League. Benvenuti a tutti e a tutte ovviamente. E che cos'è Studio League? È un format in cui parliamo ovviamente della scena competitiva di League of Legends. Abbiamo preso un po' l'idea di studio aperto, o studio sport, se così volete prendere uno dei due. Noi non siamo né l'uno né l'altro, ma siamo Studio League, proprio per parlare di League of Legends, e anche perché ovviamente abbiamo davvero uno studio, cioè, o meglio, ovviamente io mi trovo nel mio studio, fra virgolette, a casa mia, ma lo studio vero e proprio c'è, e da lì vengo a chiamare ovviamente anche Andrea, che dovrebbe essere già pronto e presentissimo per presentare ovviamente tutto lo staff di Atleta News. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera, ciao Francesco e ciao a tutti quanti. No, non vorrei che tu sminuissi così tanto il tuo studio, che comunque è bellissimo in ogni caso. Vabbè, solo perché ho Grazie a dei tutti. gadget, ho cercato di puffarlo un attimo, questo sì, Solo perché hai dei sicuramente. gadget e degli splendidi gadget. Comunque, grazie per la presentazione a te e grazie innanzitutto a tutto lo staff di Atleta News che mi segue. Io vorrei presentare qui con noi, abbiamo Mattia Mingione alla regia che tutto vede e tutto tocca, Nicolò Masini, il generale, che rende tutto questo possibile, rende l'organizzazione di tutto questo programma possibile, e anche Giulio Gezzi, il direttore dall'altro lato in redazione, che è il direttore di AtletaNews.sport. Perfetto, allora Andrea, poi ovviamente a chiunque c'è in questo momento in streaming, ricordo ovviamente ci sono tutti i canali, li trovate anche in descrizione nel titolo, tutti i link, i comandi, più che canali, scusate, tutti i comandi che volete potete trovare, e ricordate di lasciare ovviamente un follow se volete sostenere tutto il programma e questa realtà. Ovviamente una sub non fa mai male, ci mancherebbe, a vostra discrezione, noi ve ne saremo comunque eternamente grati. E tutti i link che insomma si possono trovare in una solita chat. Ma allora Andrea, io direi che a questo punto possiamo iniziare, anticipando però quale sarà l'ospite. È già pronto nella penombra, in realtà non è in penombra, è un sole cocente, penso che lui sia, anche perché se non sbaglio dovrebbe stare tipo all'ultimo piano, quindi da lui probabilmente si muore totalmente di caldo. Ma nonostante ciò, nonostante questo, lui sarà con noi fra mezz'oretta, anche qualcosina meno, promesso che ve lo summoniamo anche un po' prima, e promesso davvero, sarà Moonboy. Avremo con noi Emiliano Marini, caster ovviamente di League of Legends. Non ricordo sinceramente, magari dopo glielo chiediamo, non ricordo se ha mai castato altro, sicuramente League of Legends in tutte le sue forme. Casta attualmente PG Nationals, LCK, ha castato LEC, Mondiali, l'MSI, insomma. Fa parte della broadcast crew di PG Esports, che è anche ovviamente organizzato del PG Nationals, e sarà proprio del PG Nationals di cui parleremo con Emiliano Moonboy fra, ripeto, mezz'oretta, ma anche molto meno. Nel frattempo, come al solito, c'è Andrea LCK che continua a starci qui a rompere in un certo senso, perché stanno ancora giocando. Quindi noi raccontiamo le cose ogni volta praticamente in diretta. Ogni tanto potremmo anche pensare di fare, che so, forse anche una sorta di programma radio, tipo tutto il calcio minuto per minuto. Ogni tanto possiamo anche fare, quando ci sono, è che ci sono poche partite in contemporanea, perché altrimenti si potrebbe fare. Ad esempio, visto che lo fanno sui Sport Maniacos in Spagna, lo fanno parecchio questa cosa con l'LCS, ma a noi dell'LCS non ce ne frega niente. Tra l'altro, l'LCS è uno dei campionati castati da Emiliano Marini, da Moonboy, che poi glielo chiederemo. Credo che sia contentissimo di non dover castare più, non perché fa schifo l'LCS, cioè anche perché forse fa schifo l'LCS, nel senso che il livello competitivo comunque non è chissà che cosa, ma soprattutto perché così non deve fare le nottate a svegliarsi, cioè svegliarsi, ad andare a dormire alle 4-5 di mattina, forse addirittura. Poi ci faremo raccontare com'era quella vita una volta. In questo momento in realtà vorrei tanto farvi vedere cosa sta facendo Moonboy, ma non ve lo faremo vedere. Facciamo le foto di tutto questo ovviamente, e poi le venderemo come NFT al miglior offerente in asta, perché
Allora, Andrea, io non so se tu hai seguito una delle ultime notizie, proprio fresca degli ultimi giorni. Una delle due streamer, ora mi sto ricordando il nome, che era stata bannata per contenuti inappropriati durante la sua live ASMR, non Amurant, ma l'altra. Indie Fox, credo. Indie Fox, bravissimo. Adesso mi stava per venire, mi è preceduto. Indie Fox che ha annunciato, ora facciamo un po' di scena, un po' su tante cose, e, un po' di costume, chiamiamolo così, ha annunciato che sta mettendo all'asta come NFT, quindi come beni solamente digitali, le clip delle sue dirette su Twitch. Siamo arrivati fino a questo punto praticamente, ma non è quello che ci interessa. Andrea, non so se tu eri interessato a seguire queste clip. Purtroppo ho provato a cercare di comprare qualcosa, qualche clip così, ma non ci sono arrivato, non ho fatto in tempo. Niente, era già finito tutto prima. Okay, era già finito tutto. Perfetto. Allora Andrea, a parte gli scherzi, ovviamente adesso andiamo avanti, proseguiamo. Direi che possiamo andare a parlare di PG Nations. Si è conclusa ieri, finalmente... per modo di dire, perché in realtà è durata molto breve, 6 settimane appena di PG Nationals, si è conclusa l'ultima giornata che ha chiuso la seconda e ultima Super Week del PG Nationals, e diciamo che abbiamo adesso una classifica che in realtà per molti versi credo che abbastanza attesa, cioè poteva cambiare forse qualche posizione, ma in realtà Andrea non so tu che cosa ne pensi, ma per quello che ho potuto vedere io non è affatto una classifica sbagliata, ecco. Andrea, sei vivo? Io sono vivo, ma ho sentito metà delle parole che hai detto, purtroppo. Perfetto. C'è stato un lag delle cuffie. Okay. Non è un problema, no, ti chiedevo semplicemente se la classifica del PG Nationals ti sembra interessante attendibile per quello che abbiamo visto durante questo campionato, oppure magari invece non c'entra niente con quello che ci si poteva anche aspettare magari. Ma secondo me di sorprese proprio clamorose non ce ne sono state. Abbiamo visto i Mashco che comunque hanno confermato la vetta, abbiamo visto gli Outplayed che hanno presentato un roster stellare a differenza di quello dello scorso split, che sono anche lì. Abbiamo visto i Gaia e gli Axolotl stupire, e tra quelle prime quattro comunque diciamo che il livello, oltre ad essere molto alto, sembra essere giusto il loro posizionamento finale in classifica. Sì, io direi che forse ci si poteva aspettare qualche vittoria in più dai Samsung Morningstars, perché comunque il roster non è affatto male, cioè non è ancora finita, ci sono playoff, ovviamente tutto quanto da disputare. Forse dai Samsung Morningstars ci si poteva aspettare qualcosa di più. GG Esports anche, cioè era difficile. Ora io non dico che dovevano essere più avanti come posizioni, però forse la differenza tra la quarta, certo adesso è quarto e sono Gaia e Axolotl che stanno 9-5, quindi 9 vittorie e 5 sconfitte, che è un ottimo risultato, e poi SMS e GG Esports che stanno invece 6-8, quindi con 3 vittorie di distanza e di differenza praticamente, mi sembrano un po' troppe rispetto a quelli che potevano essere il campionato. Io secondo me, per quello che più o meno avevo previsto inizialmente, in sostanza più o meno ci siamo, ci mancherebbe. Però non lo so Andrea, forse io mi aspettavo una sfida un po' più avvincente fra le prime 6. Invece abbiamo visto sostanzialmente una sfida fra le prime 4, molto vicina, molto combattuta, perché comunque le prime 4 sono tutte nell'arco di 2 vittorie, sostanzialmente, con gli Outplayed che tra l'altro hanno fatto 4 vittorie consecutive, di cui 3 nella Super Week, quindi hanno fatto il perfect score, unica. Tra l'altro squadra a fare il perfect score nella Super Week, 3-0, 3 vittorie su 3, e conquistare questo secondo posto, che significa evitare, almeno per il momento, di affrontare i Matchco. Ho detto Matchco, c'è chiaro? Mi sono Io ho sentito Matchco comunque. Settimana. No, allora no. C'è stata un po' di titubanza, Matchco. Non so perché, proprio mi viene. Mm-hmm. Viene perché comunque c'è la A che so in inglese, magari può sembrare. Sì, no. Infatti. Sì, è una pronuncia un po' più inglesizzante. E il problema è che bisognerà anche capire da dove chiari. Io non so, ad esempio, da dove nasce il nome Machko. Quando hanno deciso di aprire l'azienda di tatuaggi, non so come ci si è arrivati. Quindi. Allora, la prima cosa che ho pensato io quando l'ho vista, mi ha ricordato allo squalo Mako. L'unica cosa che
un attimino ho detto magari è quello, però poi la pronuncia Machko non c'entrava molto. Infatti, cioè, se la pronuncia fosse stata Mako, dici, vabbè, sì, è quello. La Invece, cosa boh, vedremo divertente è se che noi sì. la settimana scorsa abbiamo avuto Gorax qui e non gliel'abbiamo chiesto. Vedi, senti, non so fare il mio mestiere allora, evidentemente. Hai ragione, quella deve essere una delle domande da reporter che avrei dovuto fare nel Mi migliore sa dei che siamo modi. in due, tranquillo. Ci sta, ci sta. No, ma allora, a parte questo, ovviamente, a parte gli scherzetti sui nomi e tutto quanto, cioè, ripeto, io mi aspettavo di trovarci una top 6 molto combattuta, invece siamo ritrovati una top 4 con la quinta e la sesta, che in realtà si è poi comunque staccata dalla Cyberground e Makers solamente nel girone di ritorno, solamente nelle ultime partite. Quindi non è che proprio sia stato una... Cioè, è stato abbastanza combattuto con Cyberground soprattutto perché comunque cioè, c'è più distanza fra quinta e sesta e quarta che fra quinta e sesta e settima. E questo pesa ovviamente nell'economia del campionato, Sì, c'è da dire che c'è stato un momento in cui GG e Nisports sembravano aver ripreso una marcia in più, che potessero dare un po' più di fastidio alle squadre con un piazzamento un po' più alto. Purtroppo poi non è andata così e hanno preso la palla al balzo invece i Samsung Bornistar, che con l'introduzione di Vorau hanno accelerato e non poco. sì, Virago che diciamo era abbastanza libero perché non è, per dirla non troppo facile, ma per dirla in un certo modo, diciamo che non è uno dei giocatori più calmi, tranquilli, almeno quanto dicono tutti quelli che hanno giocato con lui, o quasi tutti, non è un giocatore che si risparmia nel parlare un po' animatamente, ecco, con i propri compagni di squadra e vari. A volte distrugge anche un po' gli equilibri presenti all'interno di una squadra. L'ultimo caso l'abbiamo avuto lo scorso split in Portogallo con i For the Win, in cui giocava ad esempio anche l'italiano Creon. Creon. Quest'anno questo split invece, entrato nei Samsung Bonestars, sembra che abbia dato qualcosina in più. Ma io vorrei soffermarmi un po' di più invece sugli outplayed, cominciando tra l'altro proprio dagli highlights che abbiamo preso, che abbiamo trovato di Axolotl contro Outplayed, perché questa partita ha definito, ha dato indicazioni su entrambe le squadre. Ovviamente, da una parte, appunto, gli Outplayed che hanno fatto perfect score 3-0 e si sono presi di prepotenza, direi, questo secondo posto, tra l'altro, dopo essere stati in grave difficoltà a metà campionato. Hanno cambiato il coach, hanno cambiato qualcosa all'interno dello staff. E a quanto pare, dopo una prima settimana di transizione e di qualche difficoltà, alla fine invece a quanto pare ha funzionato e sta funzionando, cosa che invece sembra essere un po' più complicata per gli Axolotl, che hanno mantenuto la prima o la seconda posizione praticamente per tutto il campionato, con lo Super Week finale, grazie anche a causa anche dei risultati proprio dell'ultimo Super Week, insomma. Non è andata nel migliore dei modi, anche perché gli Axolotl, se non ricordo male, hanno perso contro Outplayed e Machoke, che sono tra l'altro le concorrenti dirette per la vetta, quindi questo non fa ben sperare da questo punto di vista per quanto riguarda i playoff, che tra l'altro ho chiesto conferma e tutto quanto, e si giocheranno, cioè salteranno la settimana prossima non ci sarà PG Nationals, ma i playoff partono dalla settimana successiva, dal 20 luglio, quindi avremo fino a, se non sbaglio, il 7 agosto, che sarà il giorno della finale, che è anche un sabato, tra l'altro, il 7 agosto, e non una domenica, mi pare che solitamente l'ultima volta è stato fatto di domenica, quindi il 7 agosto avremo questa finale, e poi si va tutti in vacanza. No, non è vero, io non vado in vacanza, non ci vado mai in vacanza, non è vero. A parte questo, Andrea, ma tu cosa ne pensi di questi upgrade di Axolotl? Mentre ovviamente scorrono le immagini, qui vediamo proprio gli Axolotl comunque in pieno controllo dal primo momento. Non c'è stato un attimo in questa partita in cui qualcuno potesse dire: oh, guarda, gli OPV forse perdono. No, sì, hai detto Axolotl, però sì, immaginavo intendessi gli Scusami, Outplayed. Sì, sì, è scusa, stata scusa. comunque secondo me una bellissima partita.
la partita tra Axelot e Outplayed. È vero che non c'è stato un momento in cui si è dubitato della vittoria degli Outplayed, che comunque hanno sempre avuto un largo vantaggio in termini di gold e in termini di kill score, conquistare le torri e tutto quanto. Però sembrava dovuto più che altro dal fatto che stessero sempre su Deidara top, quindi ormai è la strategia fissa per affrontare gli Axelot. Bisogna andare abbiamo capito che a massacrare, se vuoi avere più chance, diciamo che se vuoi massimizzare le tue chance inizi da Deidara. Esatto. E però gli Outplayed, vuoi il cambiamento di rotta con il nuovo coach che evidentemente ha fatto bene e la prima settimana era semplicemente un riassestamento degli equilibri, vuoi un Raito che comunque era in forma smagliante perché ha giocato una partita con Tristana meravigliosa, a mio dire. Al di là del punteggio, che comunque è finito 5-0-6, e anche di Ace ha fatto benissimo 4-0-4, ma proprio cioè, il posizionamento, il positioning, il timing nell'ingresso nei fight, veramente da signor giocatore. È vero. È entrato, cioè calibrava molto bene ogni salto con Tristana, cercando di trovare gli ingressi sempre più giusti, e a me ha convinto, infatti poi ha vinto l'MVP dello split, chiaramente. Sì, dello split, dello game. Magari anche dello split, cioè noi non lo sappiamo. Quello non lo sappiamo. Questo, ovviamente ancora, tra l'altro Moonboy, se ci stai ascoltando, sai cosa penso che arriverà tra poco quello che tu sai, mi fa segno di sì, quindi arriverà tra poco, ma non lo riveleremo ancora qui. Certo che, allora, se io no, stiamo parlando semplicemente del fatto che poi mi arriverà, come succede più o meno verso la fine di ogni split, ovviamente l'annuncio del fatto che verrà fatta la votazione per l'MVP dello split, io se devo iniziare a dire qualcosa in questo momento direi che mi troverei molto in difficoltà, perché gli altri anni devo dire che era un po' più facile individuare uno o almeno due giocatori in particolare che dici sì no vabbè per me sono quelli o quello l'MVP di questo split, è immancabile, sono sicuramente loro, sarà uno o questo o quello, c'è poco da fare. Questo split penso di poter già dire adesso che mi trovo già ora un po' in difficoltà, perché non è abbastanza facile direi capire chi potrebbe essere davvero l'MVP di questo split, perché comunque a parte i Machuco che sono comunque stati effettivamente molto costanti nel loro percorso, gli unici veramente costanti. E poi però anche loro poi fanno il passetto falso contro i Sacred Ground a fine campionato, hanno fatto il passetto falso a inizio campionato contro i Gaia Esports, e hanno perso quelle due tre partite in più che uno dice sono fortissimi, ma sono fortissimi, ma hanno quei passaggi a vuoto che uno dice aspetta, che cosa, perché? Cioè, bisogna capire perché, bisogna andare ad analizzarli quei passaggi a vuoto, ovviamente. Però poi quando vincono veramente forte. Infatti, non abbiamo messo, anche perché ripeto, non abbiamo messo Magico contro Sacred Gaming, magari come highlights, perché alla fin fine è un passaggio a vuoto che ci sta. Ad esempio, G2 Esports in questo momento ne hanno 4 di passaggi a vuoto, ne hanno avuti. Da quello è un altro discorso, poi vedremo. Scusa, uno anche molto elder. Sì, esatto, tra l'altro. E ovviamente Andrea, al solito, io non riesco a guardare anche la chat, quindi nel caso in cui dovesse spuntare qualcosa fammelo sapere. Allora sì, ti fermo subito perché ovviamente se passa Revil con quel sistema da VIP subito, bisogna fermarsi un attimino, mandargli tutti i cuori del caso, salutiamo tutti quanti Revil. Vege, grazie per essere passato, ammo, anche se stai citando solamente Giulio e Mattia, ma non fa niente. Cioè, dice qualcos'altro Revil interessante, me lo devo vedere. No, vabbè, niente. Che no, domba, cioè, sì. Ciao Revil, ciao. Ma quello che volevo appunto sottolineare è che però invece quando vincono i Machuco
Come si fa? Qualcuno ha un modo per, non lo so, fare un lavaggio del cervello oppure resettare qualcosa? Io devo dimenticare la pronuncia, devo dimenticare quella pronuncia lì e ripartire da capo. Qualcuno ha un'idea, un qualcosa su come fare, per favore? Faccio un appello su Twitch se qualcuno mi può aiutare, grazie. Ravilveg, sì, c'è anche Moonboy, arriverà tra pochissimo, ovviamente. E dicevo, quando invece vincono veramente bene. Abbiamo per esempio gli highlights di Machuco contro Axolotl, che è stato l'ultimo, cioè doveva essere il gran match, il match of the week, il match of the split, forse quasi, perché comunque era l'ultima giornata, quindi erano le prime due in classifica. E alla fine, se potevamo ad esempio avere, abbiamo rischiato, anzi forse quasi, di avere una classifica finale con più spareggi, con tante squadre in cima alla classifica, addirittura sia Godpesh il giorno a inizio che Moonboy praticamente il giorno prima dell'ultima giornata avevano creato, come solitamente fa Moonboy, il Foldy Sheet per cercare di capire un po' di più sulla situazione, perché sarebbe stata una situazione complicatissima, anche perché gli spareggi funzionano, che si contano quanti torri del Nexus uno va ad abbattere, quando anche quando, soprattutto quando perde, perché quando vince è ovvio che se le partite sono le stesse è distrutto se sono inibitori, ma quante se ne distruggono quando si perde. E, insomma, non era facile da capire. Ci ha aiutato sicuramente su questo Moonboy, ma poi alla fine in realtà le squadre hanno deciso che non c'era bisogno di tutto questo, che era tutto lavoro buttato in eccesso, tutto sprecato, perché hanno deciso da loro ovviamente che cosa fare e come farlo. Qui vediamo che è il gank incredibile è timato alla perfezione dei Machuco sulla botlane degli Axolotl, nonostante fossero stati gli Axolotl a partire benissimo. Questa volta, tra l'altro, addirittura Deidara aveva pure preso un vantaggio. Deidara che ha interpretato, tra l'altro, il ruolo del bullo in questa partita, perché esatto, bravo. La partita che ha dovuto vivere Bushi non la vivrai mai, mai più al posto suo. No, infatti, decisamente no. Ma tra l'altro a me continua a piacere questo giocatore Sebex, che per certi versi, almeno per i pick che porta, per quello che è, potrebbe anche essere simile a un giocatore come leader, nel senso pick comunque sempre aggressivi. Abbiamo visto ieri, rivisto ieri, perché l'abbiamo visto anche inizio campionato, un pick come Tryndamere, ma gioca Renekton mid, gioca Lucian mid, l'abbiamo visto anche con Annie ad esempio. E l'abbiamo visto con tanti campioni, però da leader ovviamente cambia il discorso della mentalità. Cioè io prenderei mille volte di più un Sebex piuttosto che un leader, perché Sebex comunque è un giocatore che sì, prende dei pick un po' più rischiosi o un po' più aggressivi, più che rischiosi, ma il rischio vero e proprio non c'è da parte sua. È un giocatore che comunque ha una mentalità, per quello che posso vedere dal fuori, ovviamente poi non lo conosco, non lo vedo giocare dal vivo, ma spero di poter tornare a vederlo, a vederli tutti giocare dal vivo il prima possibile, e spero che anche loro riusciranno a fare lo stesso, magari chissà, se non in questo split ancora, magari l'anno prossimo, 2022, si spera che le cose tornino un po' più alla normalità. Però davvero Sebex per me è uno dei giocatori che sicuramente è fondamentale per questi Machuco, e forse è proprio per questo che lo hanno tenuto insieme a Deidara e Seaboy, perché credo che la sinergia che hanno raggiunto i Machuco tra giungla e mid lane sia veramente enorme, e permette soprattutto a Sebex poi di andare a prendere quei pick un po' più aggressivi, un po' più diversi dal meta che possiamo immaginare rispetto a tutte le altre squadre. E non è tutto, perché ricordiamo che anche Bushi, a quanto ci diceva la settimana scorsa, è solito divertirsi con dei pick un po' più particolari. Vero. In bot. Che vedremo. E tra l'altro non è la prima volta che vediamo questo Kog'Maw, quindi questa è sicuramente una delle draft tipo, sì, che potremmo vedere per quanto riguarda i Machuco, anche magari nei playoff. Poi nei playoff magari sicuramente ci stupiranno ancora di più, ma siamo qui, ecco, non mi sento di dire che siano molto le draft delle best of five, che saranno molto lontane da quelle che abbiamo visto in questo campionato, anzi. Sicuramente. Poi, anche se Kog'Maw in realtà l'abbiamo visto anche nella sconfitta contro i Cyberground, se non sbaglio, e sì. Lo stesso Kog'Maw in questa draft non è risultato, almeno
per quanto, cioè, a quanto mi sembra, non è risultato così decisivo. Quindi forse... Decisivo no, come pick in sé no, però evidentemente è un pick che lo mette nella sua comfort zone. E certo, questo è il discorso più importante, il discorso principale, e che quindi gli permette, anche se non diventa incisivo, magari sicuramente non lo è in lane, non lo diventa in lane, quindi non diventa incisivo di per sé, però sicuramente è un campione che evidentemente lo mette nel suo comfort e gli permette poi di performare insieme ai suoi compagni di squadra in maniera decisamente migliore. Tra l'altro i campioni più giocati da Bushi sono Varus, Kog'Maw e Senna, e sono praticamente in realtà tutti diversi fra di loro, perché se poi andiamo a prendere i tre campioni più giocati da Raito, giusto perché mi è venuto in mente al volo di fare un check sui campioni giocati degli AD Carry, Raito invece ha Kai'Sa, Tristana ed Ezreal, e FM addirittura mette Seraphine e Kalista. Seraphine, quello più giocato dovrebbe essere Seraphine e Kalista con Ezreal in mezzo, che è la costante Ezreal. Cioè Ezreal è il campione più giocato, è tra i tre campioni più giocati da tutti gli AD Carry del torneo, tranne da Bushi. Questo fa capire che comunque effettivamente è un giocatore leggermente diverso da tutti gli altri AD Carry che abbiamo visto, che stiamo vedendo in questo campionato. Sicuramente, anche perché un giocatore che non gioca Ezreal, almeno una di carry che di solito non gioca Ezreal, è una di carry che ama il rischio o sicuramente ama morire un po' più del solito. Sì, esatto, quello sicuramente. E allora io direi che, guarda, si sono fatte 27, noi avevamo detto mezz'oretta, quindi non voglio essere troppo cattivo nei confronti di chi c'è, di chi sta magari aspettando di vedere proprio l'arrivo di Moonboy, quindi direi che lo possiamo tranquillamente summonare. Se è pronto, cioè lui è pronto, se noi siamo pronti anche lo prendiamo, lo summoniamo, lo buttiamo dentro. L'abbiamo già evocato. Intanto già evocato, perché io non vedo tutto in diretta, quindi non sono come si dice, non vivo sul momento tutto questo. Nel frattempo vi avviso che Africa Freaks e Leaf Sandbox stanno sul 5 pari tranquilli all'1-1, ognuno sta farmando 42.000 gold per uno, 41.000 gold dell'altro, 25 minuto. Ma sì, facciamo un'altra partita da 75 minuti in più, come quelle che commenterà domani e domenica Moonboy. Ciao Emiliano. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao carissimo. A parte che è tantissimo che non ti ho ospite in streaming, e questo mi dispiace, è che io non ho più fatto niente in realtà. Sei impegnato su Beyond prevalentemente, l'ho visto. Più che altro sì, no, sicuramente lì in realtà vorrei tornare a fare la sera, il problema è che... Però ho una buona notizia, magari così può interessare tutti. La buona notizia è che stiamo iniziando io e mia moglie a fare i primi esperimenti, e stanno funzionando, di far addormentare la piccola da sola, perché finché la piccola non si addormenta da sola è un problema, perché o ci deve essere io o ci deve essere mia moglie e tutto qua. Quando adesso sta iniziando a addormentarsi da sola, diciamo che forse per questo split, sicuramente per questo split non ci arrivo più, se magari va bene, ma per il mondiale facciamo un po' una trasmissione post Worlds, tra l'altro se funziona come l'anno scorso, se non ricordo male, iniziava la mattina, se non ricordo, verso le 11:10 addirittura, forse a volte anche alle 9, quindi il pomeriggio si può fare benissimo una trasmissione post Worlds ogni giorno. Vedremo, tanto lo sai che sarai tra i miei preferiti protagonisti da chiamare. Cioè, già agli scorsi mondiali vari personalità, vari caster di Riot proprio. Mi sembra fossero Froscurin e Dracos che gestivano il loro show che si chiamava Worlds After Dark. Una volta terminata la giornata, c'era poi il recap di tutto. E mi sembra giusto. Si potrebbe considerare. Ci sto già pensando. Anche perché essendo di pomeriggio non ho il problema, appunto, perché io volevo fare la solita cosa del PG National, post PG National di sera. Però significa fare dalle 23 in poi, e ultimamente mi è venuto un po' complicato farlo. Io lo so che Noodles ogni volta su Twitter dice dov'è Tiki-Taka Rift. Tornerà, cercheremo di farla tornare, non vi preoccupate. Noodles ha altre preoccupazioni in questo momento comunque. Esatto, e poi il take sugli LSI, qualche cosa sull'LSI te la chiedo, però ora concentriamoci sul PG Nationals. Allora Emiliano, faccio ovviamente a te la stessa domanda, ovviamente tu caster, quindi hai l'occhio da caster, ma comunque da quello che fa, ogni tanto sì, fai play by play, ma sostanzialmente caster, quello analitico, se così vogliamo chiamarlo,
un tuo giudizio su questa classifica. Era quella che più o meno ti aspettavi inizio campionato, o qualcosa di diverso c'era quando tu l'hai pensata all'inizio? Allora, è leggermente diversa dalle aspettative pre-campionato. È forse un pochino più allineata con le aspettative dopo qualche settimana dall'inizio, perché ci è voluto un pochino ad adattare soprattutto la mentalità attorno a questa top 4, di queste quattro squadre che hanno finito per uscire dal girone d'andata a pari merito e hanno rischiato di rifarlo al ritorno, quindi sono stati, cioè, ed è il consenso, se lo si sente molto anche dai giocatori durante le interviste, ogni volta che viene qualcuno di quelle squadre da top 4 e Juniper chiede qual è un pochino l'opinione sui playoff, quale pensi sarà l'altra squadra, ovviamente oltre a voi, a raggiungervi ad U Masters, come ti aspetti una finale, hanno tutti veramente poco da dire. Cioè, è una situazione dove devi cavare loro prediction di dosso, perché è così difficile cercare di capire tra queste squadre chi possa cercare di sforare verso la vetta. L'abbiamo visto anche in quest'ultima settimana, perché guardando a settimana scorsa, rimanendo prima di questa Super Week, non penso che molti si sarebbero aspettati gli outplayed arrivati al secondo posto, ma alla fine si sono conquistate quella posizione in maniera molto prepotente. Forse direi le più grandi sorprese di quest'ultima settimana, ecco, della classifica conclusiva, considerato un po' il resto dello split, devono essere un po' gli Axolotl che sono caduti in quella quarta posizione, dove, certo, per carità, era sempre una di quelle circostanze dove top 4 si può mescolare come vuoi, e immagino che anche le squadre alla fine non cambi molto, perché tutte quelle quattro squadre arriveranno a quel primo match dei playoff convinti che vinceranno contro chiunque affronteranno, quindi che uno sia primo, che uno sia quarto, forse il massimo che puoi sperare è schivare i match, ma alla fine abbiamo visto i Cyber che non ci hanno mostrato stessi che non sono comunque invincibili, quindi non penso che le squadre avranno particolari riserve ad arrivare a quel winner bracket. E forse anche un'altra cosa un pochino sorprendente sul finale, mm-hmm, è stata la ripresa di Samsung, perché è stato abbastanza insolito, soprattutto per come è arrivato, con l'inserimento di questo nuovo mid laner che, come hai detto tu anche prima, non era tipicamente l'elemento che, se si guarda un po' la sua storia competitiva e le squadre con cui ha giocato in passato, non ti aspetti sia quello che arriva in una squadra e la salva. Di solito aveva quasi un ruolo contrario, come quello che viene mollato da una squadra quando la squadra sta cercando di rimanere a gara di salvarsi. Però penso che il suo arrivo sia andato a colmare alcune mancanze dei Samsung, soprattutto li ha riportati un pochino più con i piedi per terra, diciamo. I Samsung che vedevo prima erano dei Samsung molto sognatori, dei Samsung che volevano cercare delle esecuzioni sicuramente molto particolari, molto uniche un po' anche al loro playstyle, ma senza veramente l'abilità meccanica e la comprensione del gioco per farlo al 100% necessaria per poterlo fare. Quindi tu mi stai dicendo, sì? Non mi ha proprio portato la squadra con i piedi per terra, li ha riportati a uno stile di gioco molto più lineare, ha tolto molta pressione da Seddi, che l'avevo visto veramente oberato di responsabilità nelle soprattutto del campionato, e infatti le sue ultime giornate sono state fantastiche, tra ieri l'altro con l'upset con i Gaia e ieri con la vittoria con i GG Esports e poi il raddoppio nello spareggio, Seddi ha avuto tre partite fantastiche. Perché noi l'abbiamo visto nelle scorse settimane, ci eravamo soffermati anche proprio su questo discorso qui su Studio League, sul fatto che tutte le risorse, cioè gli tre AD carry su cui venivano appoggiate le risorse più importanti, no, noi tre AD carry, i tre giocatori su cui io appoggiate la maggior parte delle risorse tra i team del PG Nationals erano Enz, Seddi e Hiro. E uno un po' si va a stupire, perché giustamente Enz te lo puoi aspettare, ok? Anche perché Gaia si trova in una certa posizione, ma fa capire quanto Seddi, cioè quanto il team fondasse tutto su Seddi. Come dici tu, invece, una volta che lo deresponsabilizzo dell'avere tutte le risorse come unico carry praticamente, e anzi so che qualcosa la posso virare, perdonando il gioco di parole, su Virau, a questo punto diventa un po' più semplice anche per Seddi poter performare meglio. Già, e ti dirò di più, secondo me di quei tre giocatori Seddi è l'unico dove la squadra intenzionalmente gioca per responsabilizzarlo così tanto, perché sì, Enz è quel tipo di giocatore che i vantaggi se li prende, soprattutto se li prende, adesso che ha Panda in lane, sono una duo terrificante loro in botlane, quando Panda ha i suoi support aggressivi può veramente sfondare qualsiasi portone, e Hiro è quella classica situazione di essere la D carry del team ultimo in classifica e quindi un po' l'unico giocatore che riesce a prendere risorse, è uno di quelli insieme a Cole che si può chiamare, diciamo, il meno disastro della formazione, e quindi naturalmente le risorse verranno prese, soprattutto considerando che Cole ha avuto molti game di midlaner supportivi, ricordiamo chiaramente il suo Galio, ma abbiamo visto diverse volte anche Lulu, diversi Enchanter, quindi anche lì è più circostanziale che intenzionale. Seddi invece era proprio il carry dei Samsung, era i Samsung dicevano che tu sei Uzi, noi siamo gli RNG e tu ci devi vincere le partite, e per molto split, molto dello split non ce l'ha fatta, perché
abbiamo visto degli scivoloni, abbiamo visto un'esecuzione che non era proprio al pari. Chiaramente nessuno si aspetta che SDC effettivamente Uzi, però le esatto, io quello stavo pensando, cioè SDC, tutto il bene che gli voglio, gli voglio benissimo, un giocatore fenomenale, ma è chiaro che non è Uzi, cioè non è quel tipo di giocatore in generale. Non sono commenti che io ho fatto un pochino fatica a essere così aspro nei suoi confronti, perché mm-hmm. anche io penso sia un ottimo di carry, ma dovevo sottolineare per forza di cose la cosa che secondo me era così brillantemente il punto fallente di questi Samsung Morningstars, ovvero non tanto lui come giocatore, ma come la decisione della squadra di metterlo in quella condizione, un giocatore come lui. Ma queste esatto. ultime giornate soprattutto, io l'ho ripetuto diverse volte in streaming e lo voglio veramente reiterare più volte, perché voglio compensare invece la cattiveria che ho lanciato in precedenza sulla sua Tristana, con il giusto assistenza da una mid lane che ha più peso decisamente di quello che mostrava Cosi. Sadie è sicuramente un fantastico di carry, io l'avrei piazzato a metà split probabilmente ultimo nella tier list degli AD carry, e adesso si è balzato sicuramente verso il centro classifica, almeno verso il centro classifica, questo sicuramente. E senti un po' invece per quanto riguarda il fondo classifica, in realtà ce l'aspettavo un po' tutti, credo che alla fine sarebbe finita con Makers e Cyberground, quelli che sulla carta comunque erano un po' più deboli degli altri in realtà, ed effettivamente comunque questo un po' più si è visto, perché Cyberground ha solo due lunghezze da GG Esports e Samsung Monsters, e non c'è stata così tanta differenza, anche perché Cyberground si sono comunque tolti delle importanti soddisfazioni, hanno vinto con i Machko, hanno vinto con i GG Esports, quindi hanno ottenuto qualcosa da questo split. Chi invece non ha proprio ottenuto niente, credo siano praticamente i Makers, che hanno fatto, ora io ieri scrivo su Twitter, probabilmente è il maggior numero di sconfitte consecutive, o almeno eguagliato un record, io non ho controllato, ma mi ero messo a controllare, ma poi ho perso la voglia, però mi sento abbastanza confine di dire che questo è un record, perché sono 12 sconfitte consecutive e non penso che in passato, perché loro hanno vinto il secondo game praticamente, esatto, è quello che li frega. In passato ci sono state squadre che hanno fatto anche lì 1-13 degli score paragonabili, però c'è quella sconfitta, è sempre andata un pochino a spezzare la lose streak in più parti. Il fatto che loro abbiano vinto il secondo game e poi perso da lì in poi lascia secondo me spazio a record, e di Lustric da record un pochino me ne intendo, occupandomi anche appunto dell'LCK e dei DRX, che per fortuna ieri l'hanno spezzata, però appunto se consideriamo anche le loro regole, quindi poi magari rivedremo questi Makers riqualificarsi tramite relegation, tornare qua e riprendere a perdere nel prossimo Spring Split, l'anno prossimo io quella win streak la continuo, per me si sta puntando veramente al Guinness dei primati per questa squadra, e a tenere quel titolo il più a lungo possibile, perché chiaramente poi si spera nessun'altra squadra avrà performance così fallimentari così a lungo. Lo spero almeno per le prossime squadre. Senti, ma al volo, non so se e quanto tu stia seguendo il Proving Grounds, secondo te ci sono squadre dal Proving Grounds che avrebbero poi, tra l'altro mi ha confermato Andrea settimana scorsa, Andrea Corax, che il promotion dovrebbe essere subito dopo la fine dello split e non come sempre a dicembre, cioè, o meglio, prima dell'inizio del successivo. Dovrebbe essere sicuramente, non ti so dire anche io il calendario preciso, però il Proving Grounds prima piuttosto che anche poi. Anche il Proving Grounds finisce la loro regular season verso l'inizio di agosto, diciamo, quindi sì, con costanza praticamente con la nostra fine dei playoff, quindi non dovrebbe esserci molto molto tempo di differenza. In generale Proving Grounds non lo seguo assiduamente, però ogni tanto, visto che sono comunque l'occhio lo butti, che sono abbastanza libere, non ho né PG Nationals né LCK da impegnare, l'occhio lo butto volentieri. Gli Sport Empire sono stati quelli che, già arrivando come vincitori, diciamo, del Tormenta, per quanto tutte le squadre fossero qualificate, loro sono portati a casa quei playoff, tra virgolette, chiamiamoli, e sono sembrati sicuramente dei team più convincenti. Poi adesso vedo dalla classifica, è un pochino banale ispirarsi così alla classifica, però i GG Sports Academy sono quel team dove, parlando un pochino anche con persone della scena, diciamo, e seguendo un po' questi giovani ragazzi, ci sono quei nomi un pochino più d'impatto tra
Trex e Kubo, sempre sentito parole molto buone. Kubo che tra l'altro è l'unico giocatore in questo split del VG Nation che ha il 100% di win rate, perché ha fatto un'apparizione, l'ha vinta e poi è tornato via. Nemmeno gli altri sub hanno possono dire lo stesso, perché i Cyberground con i sub hanno perso. Valton ha fatto una sì bella vittoria dalla midlane, però ha dovuto subbare nella sconfitta proprio contro i Makers, autofillato support. Kubo è l'unico giocatore con 100% di win rate in questo VG Nation, quindi occhio a questo ragazzo quando arriverà poi in relegation. No, no, infatti questo sicuramente. Senti, tornando alla top 4, a questo punto abbiamo una top 4 che saranno le squadre che si affronteranno, perché ricordiamo che comunque nel Summer Playoff invece avremo i quinta contro sesta che partiranno dal loser bracket, quindi per loro sarà già eliminazione diretta, chi perde è fuori. Direttamente per quanto riguarda il winner bracket, aspettiamo ovviamente la scelta dei Machko, che non penso che debbano comunicare, cioè hanno del tempo per comunicarla, non so quando verrà comunicata, ma comunque abbiamo del tempo, hanno loro del tempo. E secondo te, seguo il tweet, la domanda tweet di ieri di Clockwork su Twitter, a loro conviene prendere scegliere Gaia o Axolotl? Perché ricordiamo che la prima ha facoltà di scegliere l'avversaria tra la terza e la quarta, l'unica cosa che non può scegliere la seconda, che è poi l'unica cosa che cambia sostanzialmente tra le prime quattro, nell'arrivare nelle prime quattro come posizioni. Cioè l'unica cosa che cambia è che la prima si sceglie una fra la terza e la quarta, e gli altri trade sono convinti. C'è anche un altro piccolo vantaggio, che è in base scegliere al seeding più alto che hai, quando scendi nel loser bracket devi giocare meno, perché vero, il seed più basso si becca poi l'uscente da quinto contro sesto, invece il seed più alto dei due che perde affronta la sfida successiva, quindi è una serie meno da giocare, quello un pochino ti aiuta. In generale però, per la domanda, è appunto una domanda molto difficile. È un penso che anche per i Magico ci sia un pochino qualche dubbio. Direi che probabilmente io punterei sugli Axolotl in questo momento. Non soltanto perché hanno avuto un pochino questa fine in quarta posizione sfavorevole, ma proprio per il fatto che secondo me gli Axolotl sono un team che in best of 5 può crescere enormemente, ma non partirà così, non partirà la loro massima forma all'interno di questi playoff. Mentre i Gaia hanno sempre l'impressione di quella squadra che può avere quel game pazzo e portarselo a casa. Se vogliamo anche basarci su track record, i Magico hanno appena battuto quegli Axolotl sull'ultimo scontro diretto. Un match tra l'altro bellissimo, secondo me super rinfrescante da vedere in un contesto come il PG Nationals, per chiudere la giornata tra l'altro fantastico. E contro i Gaia invece sono 1-1, c'è stata quella sconfitta, certo nella prima settimana, però comunque una sconfitta che è comparsa dalla primissima partita invece loro dello split. Quindi in questo momento forse punterei su Axolotl, per quanto penso che Axolotl a lungo dovessi andare a piazzarli sulla classifica con i Gaia, penso che arriverebbero più avanti nel corso dei playoff. Forse in partenza non saranno così caldi, e ho un pochino più paura dell'esplosività dei Gaia, mentre gli Axolotl mi sembrano abbastanza fissi nella loro abilità. Esatto, è proprio questo il discorso, la fissità degli Axolotl, quello che penso io, perché io credo che comunque nell'arco di una best of 5 li vedo molto più fermi come evoluzione. Cioè gli Axolotl sono questi, non penso che abbiano, almeno non hanno mostrato altro, non hanno mostrato qualcosa di nuovo che possa far pensare che si possano evolvere in un determinato modo o riuscire a evolversi anche all'interno di una stessa best of 5. Cioè sono questi, sai come ti ci devi approcciare, come li devi affrontare, e anche loro non vedo cosa di particolare possano fare di diverso. Lì sta poi sul fatto, diciamo, che dipenderà tutto dall'esecuzione meccanica nelle varie partite, mentre come dici tu forse i Gaia hanno quell'imprevedibilità che li pone un po' un avversario più ostico rispetto a quello che possono essere gli Axolotl. Sì, scusami, perdonami se ti interrompo. Vai. Perché volevo citare le parole di Rowe, che dalla chat, che ci dice, come ho scritto sul post di Clock, i Masco se temono Gaia potrebbero liberarsene mandando l'impasto agli Outplayed date le due lose, e quindi diciamo che farebbero due piccioni con una fava, perché tu ti incontri quelle che pensa possa darti meno problemi, in più mandi Gaia contro gli Outplayed che hanno perso tutte e due volte, e anche lì, anche se non la vedo così scontata, però anche lì giustamente li potessi mandare direttamente nel loser bracket. Sì, ci sono secondo me diverse cose da considerare in tutto questo, perché
per quanto appunto gli Axolotl io faccio fatica a piazzarli come un team da fondo di top 4, li ho sempre visti come un team da top 2. Come questi match, la loro consistenza soprattutto contro i team deboli è quello che preoccupa maggiormente di questa squadra. Però effettivamente sono i team della top 4 con i risultati peggiori contro gli altri team della top 4, perché sono 0-2 contro il Gaia, 0-2 contro i Machko e 1-1 contro gli Outplay. Hanno vinto soltanto una partita contro queste altre tre squadre, quindi probabilmente in quel winner bracket gli Axolotl saranno la preda più facile, come penso allo stesso modo che gli Axolotl saranno la minaccia più grande invece del team che uscirà vincitore dallo scontro del loser bracket. Perché se Outplayed e Gaia entrambi ci hanno mostrato che qualche scivolone contro i team deboli li possono fare, gli Axolotl invece hanno quella consistenza che non me lo fa pensare. E non è tanto a livello di quello che giocano, a livello di playstyle o quant'altro, perché in fondo anche una squadra come i Gaia non è che abbia così tanta varietà, salvo un pochino appunto quel cambiamento che ci hanno mostrato alla fine con Chapapi, che è andato anche a prendere dei mid laner AD, permettendo a Robin di giocare un pochino più di AP in giungla, quel Gragas ottimo sicuramente. Però penso sia molto anche proprio del come giocano. Gli Axolotl sono molto solidi e loro hanno dei pick molto creativi, hanno questi flex tra mid e bot con quella Seraphine, con tutti i tiratori che Royzon gioca sulla corsia centrale, hanno Heimerdinger per AFM che è un pick unico, un altro gioca nel PG Nationals, quindi a livello di stile effettivamente di pick gli Axolotl sono anche molto vari da quel punto di vista. Però è proprio la loro esecuzione meccanica che non sembra differenziarsi troppo tra le loro migliori partite e le loro peggiori partite. Ecco, è un la loro forza e la loro debolezza. È un team che non va da 60 a 100 ma resta abbastanza fisso sugli 80, e quindi devi essere un pochino fortunato tu a saperli sorpassare giocando bene. E questo penso sia stato anche la chiave della vittoria ieri dei Machko, perché i Machko, come si è visto anche prima dagli highlight, visto avete mandato in precedenza, non se la stavano cavando affatto bene in quella partita. Una partita difficile, c'era dei Dark Renekton che stava stompando ogni fight, ma i Machko l'hanno veramente cavata fuori quella vittoria con un'ottima esecuzione, di con gruppo, un ottimo piano di gioco, con mettendo continuamente pressione sulle sidelane, giocando molto bene contro invece quello che gli Axolotl volevano fare. È appunto una questione molto difficile quella della top 4, ma come ho detto in precedenza, penso che tutti e quattro questi team arrivino al match, al primo match dei playoff, dicendo non importa quale sia il mio avversario, so che posso batterli, perché per quanto ci sia questa incertezza di nessuno ti sa dire quali sono gli altri team che arriveranno verso una finale, tutti hanno la convinzione di essere il più forte, di essere quel team che riuscirà a superare gli altri se necessario. Senti, questo pick mid di Graves per The Ace? Questo è stato molto interessante. Come ho detto anche ieri, appunto, è un pick che Graves, che The Ace ci aveva già fatto vedere lo split precedente, quando ancora era nei GG Esports. Pick molto un po' isolato. È qualcosa che, tra l'altro, coincidentalmente, nella giornata precedente, ieri l'altro, essendo da casa, ogni tanto ho qui i miei 50.000 monitor e quindi posso seguire un po' diverse anche cose. Ho aperto anche un attimo lo stream di Cristo che fa live viewing del PG Nuts e stava parlando proprio di Graves in solo lane. Cioè, un ragazzo in chat gli ha chiesto build per Graves e gli ha detto giungla, top o mid? Si può giocare anche top e mid? E quindi ha parlato un pochino di questo Graves in solo lane. È un pick secondo me per The Ace molto caratteristico. The Ace è tra i nostri mid laner penso uno dei più unici, uno dei più creativi. Mi era piaciuto molto infatti evidenziare come tra lui e Royzon non ci fosse praticamente niente in comune. Hanno in comune soltanto un game di Orianna, tutti gli altri campioni sono unici. Di Haste abbiamo visto giocare molto aggressivo con il Lucian, abbiamo visto il suo Viego, Kyle mid, che anche quella è un po' una peculiarità di Haste. E adesso questo Graves, secondo me, lui è uno di quei giocatori che vede qualcosa, cerca di integrarlo e la squadra si chiude molto bene attorno a lui per permettergli di farlo. È stato un pick sicuramente molto interessante, un po' purtroppo messo in ombra dalla performance di Lotus, che sul comfort della Nidalee non ha lasciato spazio a nessuno in quella partita. Però sicuramente è un'altra freccia all'arco degli Outplayed che adesso le squadre devono un po' andare a temere, perché parlavi prima di Sebex che ha questi 50.000 campioni, la sua Annie e quant'altro, e lo vedi che anche se non ha giocato nemmeno un game di Annie tutto il campionato, la gente comunque ogni tanto la banna per sicurezza. Non si sa mai, infatti. Robo in chat nel frattempo dice che secondo lui potremmo vedere anche Aatrox mid. Secondo te è un pick fattibile? Cioè, ci sono pick che ancora non abbiamo visto che magari potrebbero essere fattibili e vedere nei playoff?
molte squadre hanno un pochino teasato che loro hanno ancora diversi pick nascosti, eccetera. Al solito. Tra l'altro, nessuno appunto, si vuole sbottonare. Chiaramente, vuoi arrivare con tutte le carte coperte ai playoff. Colgo un attimo l'occasione per anche riprendere un punto che hai fatto tu prima che io arrivassi su The Haste, questa sua caratteristica. L'avevi un pochino paragonato a una specie di... No, perdonami, era Sebex forse che avevi paragonato a una specie di leader. Per me Sebex e The Haste sono molto più simili a una specie di Chovy, nel senso che vanno a giocare mid lane non tanto campioni particolari del loro stile come leader con i suoi assassini. Leader lo comprerei molto di più a un MP Carry. MP Carry è quel giocatore che ha un po' il suo Yasuo, questi campioni melee che ci trovano molto bene. Lo vedo molto più su... Questo campione non dovrebbe esistere in mid lane, però questo giocatore è capace di forzarcelo dentro. E quindi sì, torni su Chovy. Aatrox mid, l'ha giocato. Lilia mid, Rumble mid quando ancora non era nemmeno meta del flex della solo lane. È proprio buttare su quella corsia centrale qualcosa che non ci appartiene, ma tu ci hai visto qualcosa che potrebbe funzionarci. E quindi vai ad adattare quello stile, cogliendo il più delle volte l'avversario in contropiede, e integrandolo molto bene anche con la squadra. Penso che questo sia uno dei grandi vantaggi che sia Magico che Outplay danno nella loro comp. E questo secondo me sarà anche lo schema appunto proprio dei playoff. Ora non ti chiedo assolutamente come potrebbero andare questi playoff, perché prima è necessario avere la risposta dei match, cioè chi andrebbero a scegliere, perché sennò potremmo dire qualsiasi cosa, quindi, e sarebbe totalmente inutile perché poi magari fanno una scelta diversa. Sì, poi, è vero. Poi casomai ne parliamo più in là. Penso che a prescindere, qualsiasi match del winner bracket potrebbe andare in qualsiasi direzione. Sì, perché la cosa che mi stupirebbe di più, ma di nuovo non vedrei impossibile, però lo vedo come magari, non so, il 35-40% invece di 45-50 sarebbero i Machko perdenti. Quella sarebbe la cosa che mi stupirebbe di più, soprattutto perché i Machko ci hanno dimostrato che già allo scorso split, arrivate alle best of 5, si attivano, e penso che adesso con questa botlane abbiano degli elementi che lo fanno ancora meglio. Perché però lo scorso split a round 1 hanno perso. È vero. Contro i Samsung Morningstars. È molto vero. Non erano dati... ma anche perché i Machko effettivamente già dallo scorso split ci hanno fatto vedere, poi l'abbiamo visto anche all'European Masters, che comunque hanno dei momenti in cui sembra che proprio non riescano a performare come solitamente fanno. È vero. E dipende sempre quando lo becchi. Forse per questo hanno perso apposta magari contro i Severground, per dire facciamolo adesso così poi dopo siamo più tranquilli. Diamoci adesso la maledizione, poi siamo esatto. Per i playoff. No, è vero, è sicuramente possibile. Penso che, devo dire, dopo questa settimana io sono molto pronto a lanciarmi sull'hype train degli Outplayed. Io ero molto dubbioso sugli Outplayed, ero stato ferito dagli Outplayed in passato, sì, ero un grande fan della formazione dello scorso split che mi ha pesantemente tradito. Anzi, ero grande fan della formazione di... Le avevo messi secondi e mi sono arrivati ultimi. Perché ero grande fan della formazione di due split fa. Penso che quando ho visto quegli Outplayed con Aki e Taba ancora performare così bene, arrivare mi sembra fossero terzo posto regular season, quarto durante i playoff... e poi vederli fare upgrade in praticamente entrambi i ruoli per lo split successivo, io ero pronto a mandare gli Outplay fino a U Masters, e quello è stato uno split disastroso, e quindi sono stato ferito in questo split, ho avuto un po' di problemi a rimettermi in gioco con loro vessillo, però adesso effettivamente questa è una squadra che mi sta mostrando una gran ritmo di crescita. La loro botlane penso sia fenomenale, Raid e Quickset sono probabilmente la botlane più sottovalutata della top, perché tutte le altre botlane sono più altisonanti di loro. Enze Panda, pericolo, aggressione, Bush e Click, versatilità, late game, scaling, AFM, nukes, esperienza, pick particolari. Quickset e Raito non sono così particolari. Appunto, Raito, il suo campione più giocato, era un pochino tra Kai'Sa e Tristana, che è la scelta più banale che puoi fare con una di carry in questo meta, veramente. Però la sua esecuzione è fantastica, anche Quickset ha dei momenti in alcune partite che sono veramente fuori di testa. Quindi, secondo me... ci hanno già dimostrato ampiamente che meritano di essere tra la top di queste corsie inferiori e puntare forse anche alla vetta. Io sto dando veramente tanta fiducia agli Outplayed, ma penso che potrebbero arrivare in finale.
Tra l'altro, io mi Tra permetto di l'altro ti interrompo io al sottolineare. volissimo Sì, proprio, perché certo, devo, vai. perché sicuramente io volevo ringraziare Thomas Munzer, che sicuramente non sappiamo chi sia, non abbiamo la più pallida idea, ma grazie per il sub regalato ad Hannibal, che adesso non potrà mai più togliere il follow a questo canale. Esatto, adesso non può più far nulla, deve riuscire, rimanere per forza. No, io volevo sottolineare una cosa interessante, che però in realtà mi dispiace sottolineare, però la prendiamo, diciamo, la facciamo come ultima osservazione più che altro, è che ultimo scorso split e ultimo questo split, il povero Cole, che quanto pare si trova sempre. Scorso split con gli OP, questa split con i Makers, si trova sempre in mezzo a situazioni in cui invece meriterebbe molto di più. Già, Credo, ma almeno per quello che ho visto io di lui in carriera come giocatore, non quello che tu merita dicono di di finire là lui in sotto. realtà è un Infatti. giocatore che per il quale molte personalità italiane hanno tante tante lodi, e mi dispiace veramente tanto che non riesca a mostrarlo, perché un po' tutte le esperienze su NPG sono state fallimentari, anche prima dell'ultimo split, quando era arrivato in roster degli Sparks, che erano un po' in quel periodo Sì. Del di conclusione, diciamo, ciclo, del sì. loro ciclo vitale. Mi dispiace veramente tanto. È un mid laner che lo scorso split penso fosse quello dove dovevi veramente buttarti e splendere, perché era appunto un roster funzionale, un roster che aveva trovato successo in passato, un roster che aveva fatto dei cambiamenti in positivo, di cui tu dovevi rappresentare uno di questi. E mi è veramente dispiaciuto vedere quella squadra non trovare la propria unità, non trovare il proprio modo per connettersi e per funzionare, perché, come ho detto, ero grande fan di quella formazione di Outplayed, e penso sarebbe stata una fantastica opportunità per Cole, anche per Seed, di mettersi veramente in mostra Vero. come uno dei giocatori di spicco italiani della nostra lega. Invece poi adesso Seed se n'è andato in Belgio, e Cole ha avuto questa ennesima sfortunata esperienza. Mi dispiace veramente tanto, però da un certo punto di vista, poi anche a livello narrativo, anche a livello di broadcast, dopo un po' di tempo bisogna iniziare a capire dove andare ad allocare, non dico le colpe, però sicuramente un po' le responsabilità di questa mancanza di successo. Se cambi tre roster e tutti questi tre roster falliscono, fino a un certo punto non è colpa tua, ma sicuramente l'elemento comune sei anche tu. Quindi io Questo è giusto da dire. non vedo l'ora, ecco, non vedo l'ora che Cole abbia un bello split. Perché è uno di quei giocatori che voglio disperatamente che abbia un bello split per parlare bene di lui, perché so che posso parlare bene di lui. È la stessa sensazione che avevo nei confronti di Sadie nella prima metà di questo split. Voglio vedere questo giocatore brillare, perché quello che mi sta mostrando adesso so che non è il suo massimo potenziale, so che non è messo nelle circostanze di poterlo esprimere al massimo. Uno perché ha troppe responsabilità su di lui, l'altro perché non ne può cedere abbastanza al resto della squadra. Voglio vedere questi giocatori brillare, perché sono dei talenti italiani, secondo me sono molto molto bravi, e basta poco per permettere poi di spiegare le ali e spiccare il volo anche verso punti più alti della loro carriera. Però purtroppo si sa, nella carriera del videogiocatore, soprattutto in Italia, le finestre di tempo sono molto strette. E quindi una volta che hai già tre split fallimentari sotto la cintura, diventerà difficile, temo, per Cole generarsene un'altra dove possa trovare successo. Ma spero con tutto il cuore che succeda. Anche perché questo split comunque sarebbe rimasto praticamente fuori se all'ultimo secondo i Makers appunto non avessero deciso di riprovarci effettivamente e poi però rimanere così sostanzialmente. Moonboy, allora io ti faccio ovviamente l'ultima domanda e poi lascio la parola ad Andrea se ha qualcosa da aggiungere, se ha altre domande da parte sua, che ovviamente è invece sull'LEC. Lo so che in questo periodo magari lo stai castando meno, quindi sicuramente non è una di quelle leghe che stai seguendo di più, però indicativamente sicuramente qualcosa l'occhio lo butti ugualmente, un tuo pensiero su come sta andando in questo momento, ecco. Penso che l'LEC sia una situazione molto sorprendente per praticamente tutti i fan. Ora, chiaramente la decadenza dei G2 nelle ultime settimane è fonte di preoccupazione per molti, è qualcosa che nessuno vorrebbe vedere. In primis, i responsabili
delle performance anche visive dei nostri broadcast, dove i game dei G2 sono sempre game di grande viewership e grande affetto, quindi se non li spingiamo fino in fondo, se non li mungiamo fino in fondo ai playoff, sarà difficile avere anche numeri dal capogiro come è successo in passato. Però scherzi a parte, se posso trovare un pochino del comfort in questa situazione di G2 è che appunto io ho l'occasione di parlare con Noodles ogni settimana quando siamo all'analyst desk, non soltanto nel contesto dell'analyst desk, ma anche chiaramente mentre le partite si stanno svolgendo, prima chiacchieriamo, ci facciamo proprio i fatti nostri, e Noodles ha ripetuto più e più volte che forse non vinceranno l'LEC, però sicuramente vinceranno il mondiale, quindi se volete della speranza a cui aggrapparvi, fan dei G2, Noodles dichiara questo con grande veemenza, con grande convinzione. Ora, chiaramente il primo passo non è vincere l'LEC, però sicuramente almeno arrivare ai playoff, arrivare top 3, arrivare. Perché se non arrivi a top 3 al mondiale non ci puoi andare, giustamente. Una delle cose che trovo molto curiosa di questa edizione di LEC è che, considerato la progressione in classifica, c'è una possibilità non nulla, ma direi nemmeno bassissima, c'è una possibilità, non dico forte, però su quel 30% che comunque, forse 30 è un po' tanto, forse quel 20% che comunque inizia a sentirsi un po' il peso di queste chance, 25-30, che i tre team che mandano al mondiale non comprendono Fnatic G2, per penso la prima volta nella storia dell'Europa. Stavo facendo mente locale per cercare di ricordare al volo se, ma in questo momento effettivamente non mi viene in mente, perché i G2 ci, da quando sono dentro ci sono andati sempre. E loro sono arrivati nel 2017. No, 2016. G2 sono arrivati nel 2016 e ci sono andati sempre al mondiale. Quindi, se non ricordo male. E in precedenza c'erano sempre andati Fnatic, tranne un anno. Ma season, forse era proprio il 2016. Season 2 non c'erano, se vogliamo. Season 2 diciamo, non c'erano. Nella storia del League of Legends moderno. Moderno, sì, sì. Quando, da Season 3, che dici che parte da Season 3, diciamo. Da quando esiste le ULCS. Perché quando non i G2 sono ciò che sono. Sì. Non, questo sarebbe un cambiamento epocale per il League of Legends moderno, penso. La nuova era che la nuova era tanto millantata. Ti dirò, è una cosa che da un lato certo c'è l'amarezza di non avere quei volti, quei brand così familiari, così noti a una presenza del genere. Dall'altro, questo è una progressione che secondo me ricalca molto bene anche quello che vediamo in regioni di successo un pochino più grande. Vedi LCK, vedi LPL, dove LPL, guardi un campionato internazionale, dici ok, seguirò più LPL. Poi non lo fai, però a un certo punto dello split ti dici, ah è vero, dovevo seguire il PL, fammi guardare la classifica, ti metti a cercare il team che ha vinto la competizione internazionale ed è tipo dodicesimo, e dici, ma cosa sta succedendo in questo? Perché ogni volta il PL ci caccia fuori dei team nuovi? Perché ogni volta che vediamo arrivare il PL a un mondiale, a un MSI, ci sono dei volti nuovi, ci sono dei giocatori di cui non ho mai sentito parlare, magari squadre di cui non ho mai sentito parlare? Secondo me questo potere di ricambio è qualcosa che nel panorama moderno e soprattutto futuro di League of Legends avrà una grande importanza per mantenere l'integrità competitiva della regione, e quindi potrebbe essere un sacrificio, non dico necessario, però ci prendiamo la pallottola di lasciare G2 e Fnatic a casa per mandare esperienza a magari questi Misfits, questi Mad Lions, questi giovani che stanno facendo così tanto e così bene. Ma anche, consentimi di dire, per costruire nuove community di tifosi, perché comunque in questo momento le community, cioè i tifosi, i gruppi di tifosi più ampi, come in Italia per il calcio possiamo avere Juventus, Inter, Milan, quello che è, in Europa sono sostanzialmente G2 Esports e Fnatic. Così almeno se mandiamo altre squadre, se iniziate infatti a costruire un po' per i ROG, sicuramente Mad Lions con la vittoria dello split in Season Invitational hanno incrementato i loro tifosi. Magari si funziona ancora quello dei Misfits, insomma, si va a costruire tutta un discorso di tifosi. L'ultima domanda che faccio, prendendo a spunto, poi giuro che ti lascio andare, prendendo a spunto quello che ha scritto Revilvage in chat, ma non è che i G2 forse hanno sbagliato a cambiare troppo poco e a mantenersi su un giocatore, cioè quando hanno cambiato un giocatore, Perks, sono andati su un giocatore... Cioè, è brutto dire vecchio, però nel senso già troppo navigato?
Guarda, questa è, è una questione che chiaramente io venendo dal CS devo avere un pochino quella rivalità contro l'Europa, no? Quindi dopo anni e anni di dove quarti di finale, dove sei? Non ti vedo. Devo trovare qualcosa su cui rispondere. Ed effettivamente una cosa a cui mi sono sempre aggrappato è in LCS, in Europa in generale, si parla tanto di ecosistema, European Masters, rookies, cambio di talento, ogni split ci sono nuovi giocatori, un cambio di... Se ne parla forse un po' troppo per essere una regione dove da due anni a questa parte domina una squadra che ha cinque veterani senza veramente nessun cambiamento di rilievo, perché fino a, appunto nemmeno un anno fa era Wonder, Jankos, Caps, Perks e Miki, basta. Fine, basta. Quelli sono e quelli rimangono. E poi qualche gradino sotto c'era il resto. E vedere invece, già soltanto lo scorso split con una finale Mad Lions Rogue, ovvero le due organizzazioni giovani, con i Mad Lions che arrivano al MSI, questo giro, con anche i Misfits che si gettano sopra, tutti questi nuovi giocatori, lo trovo estremamente rinfrescante. E poi MSI hanno portato a quinto game da Monkia. Assolutamente, cioè i Mad Lions... rispetto, perché uno può dire vabbè i Mad Lions hanno vinto LEC perché i G2 sono scivolati sulla buccia di banana, i Fnatic si sono addormentati prima della partita e non sono arrivati in tempo e verranno massacrati al mid-season invitational perché non abbiamo mandato i team forti. No, hanno vinto perché sono un team forte, hanno vinto perché si meritano di essere lì. E penso, tornando alla domanda originale, che sia stato l'errore dei G2 non investire su questo cambiamento, perché molto dei G2 è anche questa veteranità, è anche questa legacy, Kings e tutto il resto. E inserire un giocatore nuovo, un rookie, sarebbe un cambiamento assurdo per loro, perché i G2 sono stati la squadra che prendevano i giocatori forti dagli altri e li esprimevano al loro massimo potenziale, erano i kill lane dell'LEC, dell'ULCS loro. Quindi non so se reputarlo veramente un errore, ma i risultati ce lo diranno molto più chiaramente. Vincere, perdere uno split dopo una serie di vittorie consistenti già è uno scivolone che non volevi permetterti. Perderne magari due, rischiare di non arrivare al mondiale per la prima volta nella storia dell'organizzazione con questi giocatori, con quello che doveva essere il roster più forte della storia di LEC, questo sarebbe un enorme capitombolo. Quindi buona fortuna ai G2, buona fortuna a Noodles, spero che riesca a ritirare su i suoi compagni da questa posizione spiacevole. Questa settimana mi ha garantito che almeno una vittoria ci sarà, quindi io mi fido, non posso tra l'altro che fidarmi. Però ecco, sono molto contento di vedere volti nuovi, volti freschi, e sono molto contento molte di aprire lo stream di LEC, che appunto non guardo ormai praticamente, non dico quasi mai, però molto raramente, dovendomi occupare di LCK, che prende molto tempo, ve lo garantisco. No, immagino, certo. E vedere... Perché poi mica tu fai preparazione, scusami, che dici? Tu fai, quando c'è, parte la partita, tu attacchi e commenti la partita, no? Certo, assolutamente. Così che funziona, no? Assolutamente, senza aver visto le ultime tre giorni. Infatti adesso... Senza aver visto niente, senza esserti informato sui giocatori, sulle statistiche, sui campioni giocati, niente, zero. Stanno giocando. Leaf Sandbox, non... Esatto, bravo Andrea. Nascosto durante l'intervista, non assolutamente. Proprio aprirli sì e vedere nomi che non avrei associato a quel punteggio, invece in quelle situazioni. Sono molto contento di come LEC si sta evolvendo, anche se non è un mio prodotto che seguo. A volte ho un po' l'invidia dei colleghi, vorrei essere il caster e potermi quindi anche fregiare di quella carica, di quella forza, gli eventi internazionali, poterti fare in maniera un pochino più libera, però sono veramente curioso. Questo mondiale sarà molto interessante. Già l'ho detto lo scorso che si stava aprendo un nuovo, nemmeno voltando una pagina, si stava aprendo un nuovo libro di League of Legends. È l'inizio di una nuova era. 2021 cambia la storia di League of Legends competitivo. Lo spero. Andrea, non so se avevi tu un'ultimissima domanda, così poi lo liberiamo. Oppure... Sì, al volo, al volissimo, volissimo. Innanzitutto io volevo salutare Demon, che è passato, per un saluto, grazie per essere passato, e benvenuto. E poi, riallacciandomi al discorso di Reckless, secondo me, quello che ha fatto ai G2 è spostare anche gran parte di una fetta di tifosi che G2 non avevano e hanno tolto ai Fnatic, almeno. Questo è quello che si è visto. E Ravi invece ci chiede: possono sbloccare altro potenziale di Reckless oppure in decadenza? Mentre Rowe dice: Reckless non è in decadenza, è il player che fitta peggio con questo roster dei G2. Che cosa ne pensi? Secondo me, allora, sicuramente si pensa al successo dei G2 in passato. Il primo pensiero che viene alla mente è l'MSI, chiaramente, con tutti i loro flex pick, tutta la loro creatività. E già passare da un giocatore come Perks a un giocatore come Reckless vuol dire
cambiare molto di quello che rende quel ruolo quello che è, perché i G2 hanno trovato il loro massimo potenziale nel meta dei flex, nel meta della creatività, in quel momento in cui League of Legends si stava rivoluzionando. Reckless è sempre stato un giocatore tipicamente molto più legato a una parte passata, però penso che come AD carry tradizionale sia senza dubbio ancora uno dei migliori in assoluto dell'LEC, e poi si va a scalare anche a livello mondiale, chiaramente. Penso che non sia tanto una questione di potenziale da sbloccare, quanto adattamento dello stile di gioco, un po' appunto come Ro menzionava, è un fit che si è chiaramente inserito con un po' di shock. C'è stato un attimo dove la squadra doveva trovare quell'adattamento necessario, e ci vorrà sicuramente tempo, però in generale penso che il problema maggiore dei G2 in questo momento non sia tanto sul hai cambiato questo player e allora è andato tutto male. È un po' un effetto domino, una reazione a catena di sicuramente performance individuali che non sono più quelle di un tempo, di cambiamento di tutto quello che ti sta attorno, che non è più il contesto in cui sapevi brillare, a partire dal non voglio neanche dire meta, perché non è una questione di questo pick, non puoi giocare e quindi non è il tuo il tuo campione migliore, non puoi più giocarlo. È una questione di non siamo più in quella circostanza dove i G2 sono gli innovatori, e quindi dove i G2 sono due passi avanti a tutti gli altri. Adesso i G2 sono nell'arena con tutti gli altri, quindi non avendo quello stacco di vantaggio devono lottare un pochino più sporco, e sarà sicuramente una sfida interessante riprendersi, perché un inizio di stagione così è abbastanza raro, soprattutto per una squadra che avrei potuto capire, una squadra che arrivava dall'MSI, quindi con la stanchezza, con la mancanza di quello stop, di quella vacanza, però avere tutto il reset tra lo Spring e il Summer e comunque iniziare un Summer così male non è da squadra che poi vuole puntare la vetta, e quindi adesso ci sarà bisogno di una ripresa ancora più grande. Il discorso dello spostamento di fan assolutamente è qualcosa di collaterale che Carlos ha anche gestito da un po', si può dire, freddo businessman, spedendo Perks in Nord America, perché chiaramente era tutta la questione lì. Perks che vorrebbe rimanere in Europa a giocare, vorrebbe avere la chance di rimanere in quella che per lui è la regione più competitiva, ma Carlos non vuole cedere uno dei suoi giocatori che ha reso la squadra una delle migliori squadre in Europa e cederle ai propri competitor, preferisce spedirlo dove sa che può fare meno danno. Tra l'altro in realtà voci dicevano che lui avesse detto, Carlos avesse detto, tutti quelli che vuoi tranne i Fanatic, però forse i Fanatic potevano essere gli unici a dargli quella competitività che poteva cercare per rimanere in Europa, salvo il fatto che invece col senno di poi magari se ne poteva andare ai Mad, ai Rogue o un'altra squadra simile e cavalcare l'onda proprio della nuova era e magari continuare invece a vincere. Andrea, se non... Sì? È proprio quello un pochino anche il problema, perché Se Sperks che va in uno di questi roster giovani fosse un'altra cosa, di Reckless che va in G2 distrugge un po' l'ecosistema che si è creato nella squadra e quella magia si perde, perché queste mosse di mercato, soprattutto in League of Legends, sono qualcosa che vanno quasi oltre la logica. È veramente difficile prevedere quello che potrebbe succedere, penso che si possa soltanto veramente valutare a posteriori i risultati di qualcosa. E io questo mondiale, ragazzi, lo sto aspettando più del Natale, quando avevo 6 anni. Questo è il momento più bello dell'anno e in uno degli anni, secondo me, più belli di sempre a livello di competitivo. Tra l'altro, Moonboy, volevo farti notare che quest'anno ci sarà concorrenza, perché per la prima volta il The International di Dota 2 si giocherà nello stesso periodo del mondiale di League of Legends. Non la finale non sarà nei vicini. Cosa di cosa? Quell'altro giochino lì che mi spieghi, simile... mi spieghi poi in un messaggio privato, mi illumina, non ho presente. Va bene, poi ti scrivo in privato e ti racconto tutto, non ti preoccupare. Andrea, se non ci sono altre domande lo possiamo liberare, direi. Io lo libero solo con l'ultimissimissimissima stupidaggine, ovvero tu sei primo al momento tra lo staff di BG Esports con le prediction, quindi io al momento, proprio al volo, non te lo chiedo del PG National, te lo chiedo dell'LEC che segui meno, quindi okay. Chi arriva primo alla fine della regular season? Primo alla fine della regular season? Rogue. Mm-hmm. Rogue, l'ha detto. Te la puoi giocare? Me la vado a giocare. A questo punto, subito. E adesso ti posso lasciare libero.
Perfetto. Emiliano Mumboy, ovviamente, caster di PG Esports, lo abbiamo conosciuto per l'LCS. Poi non ti abbiamo chiesto in realtà se sei contento di non fare più LCS. Anche qui rispondo molto rapidamente. Allora, sono da un lato contento di aver lasciato LCS in uno split in cui molti dello storico di LCS l'ho lasciato, perché adesso castare un LCS senza Bjergsen, senza Doublelift non sarebbe stata la stessa cosa, e quindi da quel punto di vista sono contento. Non sono contento di dovermi svegliare presto la mattina. Questo potrebbe andare contro l'intuito di alcune persone, ma io sono un animale notturno, preferivo mille volte fare le nottate con LCS che svegliarmi la mattina per fare il CK, e ogni volta arrivo alle prove tecniche che sono uno zombie e devo svegliarmi con acqua fredda. Quello è una cosa che effettivamente rimpiango. Però il CK è, ragazzi, ci sono sì partite, però poi ci sono partite che, mio Dio, in LCS non avrei mai. Esatto. Beh, diciamo che non c'è la Clown Fiesta, però alla fine le Clown Fieste sono comunque divertenti, quindi boh, da vedere, da capire. Grazie Emiliano davvero per essere stato qui con noi, sempre gentilissimo e disponibilissimo. Ovviamente grazie mille per i prossimi appuntamenti. Ci vediamo con te, se non ho capito male, sia domani che domenica per l'LCK. Yes, a partire dalle sempre le 10? Ore 10, qualche minuto prima per i soliti discorsi pre-giornata, ma alle 10 in punto dovrebbe iniziare la draft, salvo problemi tecnici all'All Park Arena. Perfetto, grazie mille Emiliano e alla prossima. Grazie a voi. Ciao Emiliano, ciao caro. Allora Andrea, direi che possiamo tornare fra di noi comuni mortali, perché Mumboy comunque è una spanna sopra, quindi è troppo di più rispetto a noi, cioè rispetto a me sicuramente, io non voglio sminuirti, quindi rispetto a me sicuramente tu grazie per te c'è da dire che è passato Ace Roxas, che insieme a Rowe si accodava, sì? Che vedendo te insieme a Mumboy ha detto: non ho mai visto così tanta bellezza in un solo stream. Lo so, purtroppo ci stiamo adoperando per una piscinetta. Esatto. Allora io direi che a questo punto possiamo continuare proprio con l'LEC. Ci ha dato ovviamente l'aggancio Mumboy per poterne parlare, e l'LEC in questo momento la situazione E ce l'ha dato anche magari... Berga, in realtà. Come? Ce l'ha dato anche Berga 03D, che ci chiede come vediamo i mag. Vero. Come vediamo i mad? Io li vedo mad, cioè nel senso un po' pazzi. La situazione in questo momento è molto confusionaria nell'LEC. Credo che sia forse lo split più confusionario. Considerate che abbiamo dal nono posto, che sono Shark 04, che si trovano a 3-6, al terzo posto, che è 6-3 dei Fnatic, cioè in tre vittorie ci sono 7 squadre su 10 praticamente. Quelli più in difficoltà sono ovviamente gli SK Gaming, quelli che sembrano essere un po' più solidi sono Misfits e Rogue, ma quelli che anch'io sinceramente, quelli che vedo veramente solidi per me sono i Rogue. Sono forse l'unico team che è riuscito a mantenere la stessa costanza, le stesse prestazioni, lo stesso livello di gioco altissimo dallo Spring a questo Summer, perché poi per il resto sono cambiati tutti, chi in positivo e chi in negativo ovviamente. I Misfits che stanno passando praticamente dall'aver fatto una giornata, uno split orrendo come tante altre volte era capitato ultimamente, a essere in questo momento primi in classifica. E i Fnatic pure da uno split così adesso sembrano aver trovato la giusta via, ogni tanto hanno qualche passetto, l'abbiamo visto settimana scorsa contro gli... lo Shock 04, tra l'altro Shock 04 che è penultimo in classifica, Andrea, eppure ha battuto Fnatic e G2 Esports. Shock 04 che è la wild card totale, non si sa quello che fa, però lo fa ogni tanto. Esatto, però lo fa. Sembrano, non lo so, i Kingslayer, tipo, vincono solo quando giocano contro un team fortissimo. Vogliono lasciare un bel ricordo comunque. Vero, esatto. Chi si è ripreso invece, e su questo noi andremo ovviamente a iniziare a guardare gli highlights, anche perché ci permettono di parlare anche di G2 Esports e Vitality, sono gli Excel. Excel che hanno fatto due cambiamenti, come avevamo annunciato anche settimana scorsa. Hanno buttato via Dan, Jungle, Denik e il support, hanno messo dentro Jungle e support rispettivamente dell'Academy. Jungler Marcun, che per chi non lo sapesse ha anche un passato in Italia, è stato jungler dei Clash, se non sbaglio, forse era un Red Bull Factions 2000,
2019, 2018 sinceramente, forse l'ultimo della... no, 2018 mi sa che era, e quindi è passato un po' di tempo, giocava nei BTXL, quindi l'Accademia di Excel, adesso gioca in LDC, sta giocando promosso insieme ad ADDN, che è giocatore francese se non ricordo male, vabbè la butto lì magari sbaglio, che è un nuovo supporto di Excel. Ora non ci si aspettava in realtà granché, anche perché appunto in questa settimana gli Excel avrebbero giocato proprio contro G2 Esports e contro Vitality, eppure per l'aggressività mostrata, stiamo vedendo gli highlights, Marcun è stato sempre protagonista contro i G2 Esports, ma poi anche contro i Vitality, ma in particolare contro i G2 è sempre stato protagonista di ogni singola azione nell'early mid game, è stato lui che ha detto dei tempi con aggressività, nonostante avesse un Volibear, che voglio dire, Volibear è sì sicuramente un jungler che predilige andare contro gli avversari, qua vediamo il flash fantastico di ADVN per buttare via, per chiudere la kill su Caps, e anche qui mi permette di dire, Andrea, una statistica importante che ho portato anche nel mio ultimo video sull'LC: Caps è il terzo giocatore dell'intera LC con il maggior numero di kill, di kill intesa di morti, non di uccisioni, di morti. Cioè il primo è Illisang con 35, allo stesso livello di Illisang c'è Labrob, entrambi con 35 morti, e il terzo, al terzo posto c'è proprio Caps con 34. Per fare un paragone con lo split precedente, con lo Spring Split, alla fine dello Spring Caps aveva ottenuto 34 morti. Quindi c'è già ora, alla conclusura, la conclusione, il girone d'andata, ha fatto le stesse morti dell'intero campionato Spring Split. E questo fa capire quanti sono in questo momento le difficoltà enormi che stanno vivendo i G2. Anche perché lo stesso Caps comunque non è mai stato un giocatore, un mid laner famoso per essere un giocatore che concede tante kill. Mai. Assolutamente. No, anzi, molto conservativo, Andrea. Anzi, diciamo che è anche stato famoso il più delle volte per prendersi le kill da solo contro il suo avversario. Wow, esatto. Però quest'anno, almeno questo split, sembra che sicuramente pecca un po' di forma rispetto allo split precedente. Però c'è anche da dire che ci sono molte persone, cioè molti team che decidono di giocarci intorno. Di solito in questo caso questa strategia non ha mai avuto successo, quest'anno un po' di più. Sta funzionando, sì, quest'anno sta funzionando decisamente. Però ripeto, tanti meriti, a parte i demeriti che possono avere i G2, le difficoltà che stanno vivendo, però tanti meriti vanno dati effettivamente agli Excel, che effettivamente hanno giocato due partite ottime, fenomenali, pulite soprattutto, nemmeno tante sbavature. E questo fa anche capire un'altra cosa, perché è una cosa che anche la stessa org degli Excel aveva in realtà anticipato. Perché il problema era stato in realtà che semplicemente che diciamo che in off season c'è stati dei rumor che dicevano che Marcun e ADVN avessero rifiutato di andare a giocare nell'LC. In realtà la cosa era leggermente differente, cioè il fatto che non se la sono sentita, più che rifiutare non se la sono sentita, perché preferivano fare un altro split di esperienza nella UK, nell'NLC, quindi con i BTXL, quindi con gli Academy. Adesso però evidentemente erano arrivati a un punto in cui era necessario fare il cambio, anche perché e le prestazioni di queste due partite ne danno la conferma, ci danno la conferma di questo discorso, il discorso che la stessa organizzazione aveva detto che durante la season comunque effettivamente sia ADVN che Marcun avevano provato più volte, avevano scrimmato tantissime volte, sostanzialmente si erano allenati tantissime volte con il team titolare, quindi questo ovviamente era una formazione già provata più e più volte durante l'off-season, almeno in allenamento, e fa capire perché appena li hai messi insieme anche nell'EC, anche giocando contro G2 Esports e Vitality, bam, e arrivano due vittorie. Arrivano due vittorie, sì, anche perché in realtà sta prendendo sempre più piede l'idea di fare roster completi con l'Accademia da 10 persone, sì. E gli Excel non sono gli unici che ce l'hanno fatto vedere in questo split, tra l'altro. Tra l'altro voglio ricordare, prima che me lo dimentico, e prima che qualcuno se lo dimentichi per il Fantasy LC, occhio, non me lo dimentico, non me lo dimentico. Questo inizio è davvero importante. Considerate che i Vitality
hanno mandato SLT, il top lane titolare fino a questo momento, hanno mandato in Academy, giocherà in LFL già in questa settimana, e hanno ripromosso tra i titolari Shigenda. Quindi se dovete andare a fare la formazione dei Vitali del Fantasy DC, non mettete SLT perché non giocherà, non ci sarà. Metteteci che se proprio volete mettere il top laner dei Vitality, perché pensate che i Vitality vadano a vincere, ricordate che dovete mettere Shigenda e non SLT. Cioè potete, diciamo, metterlo, ma vi farà zero. Se avessi avuto voglia di mettere SLT in formazione, comunque, se proprio dovevate mettere SLT, che... esatto. Ecco. Diciamo che giustamente, però, diciamo che se proprio dovevate mettere il top lane dei Vitality perché vi piacevano i Vitality e pensavate che insomma vi potesse servire, ok, non mettete lui, ma mettete Shigenda, perché non giocherà SLT sicuramente. Esatto, ed è uscito anche un comunicato dei Vitality in cui dicono che questa non è stata proprio una scelta tecnica, ma per lo più una scelta dovuta alla competitività della cosa. Cioè loro non è che cercano di abbassare il livello di una squadra per innalzare il livello di un'altra, anzi hanno detto che vogliono continuare a cercare di puntare al titolo LFL con i Vitality B e mantenersi competitivi con Shigenda, io lo pronuncerò Shigenda, in LDC. Quindi è solo un tentativo di fare una formazione diversa. Esatto, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta però del comunicato dei Vitality è stata anche che loro non hanno detto stiamo portando SLT in Academy e Shigenda sopra perché ci troviamo in difficoltà con SLT, perché sta avendo brutte prestazioni, che infatti non stava avendo comunque brutte prestazioni, nonostante fosse, cioè comunque era un rookie, quindi non è che ci si poteva aspettare chissà che cosa immediatamente al suo primo split in LEC. Quanto loro hanno posto invece l'attenzione sul fatto che avevano detto a Shigenda cosa si aspettavano da loro in questo split e cosa volevano da lui affinché potesse tornare in LEC. A quanto pare ha raggiunto queste aspettative, ha raggiunto tutto quello che doveva fare, e loro lo hanno portato in LEC, lo hanno riportato in LEC. Quindi a me, cioè, questa cosa fra le righe mi fa pensare forse che a inizio, in off season, abbiano deciso di prendere SLT per per affidarsi a lui fin da subito, cioè, o meglio, per affidarsi a lui fin da subito, ma per spronare di più Shigenda. Cioè il titolare doveva essere comunque Shigenda, però ho detto mettiamo intanto SLT, aspettiamo che Shigenda si riprenda e poi lo rimettiamo dentro. Questa almeno l'impressione è quella che io ho avuto, non so se poi questa è l'impressione tua, l'impressione di altri spettatori o quello che è, ma questo è quello che più o meno vado a pensare. E Andrea, invece ti direi di andarci a guardare gli highlights, ne avevamo parlati in realtà tanti, però giustamente il tempo è tirano ed è quello che è, magari non riusciremo a vederli tutti, ma uno che secondo me va visto è quello fra Misfits e G2, soprattutto nel momento in cui noi ovviamente arriviamo poi al 31esimo minuto, perché è molto importante. Esatto. Allora, qui in realtà era una partita abbastanza, nonostante questo primo sangue su Caps, in realtà era una partita abbastanza indirizzata, perché erano i G2 a controllare il game, a controllare la partita, il ritmo stesso della partita, dove andare, cosa fare. Tra l'altro vorrei anche sottolineare il fatto che se contro gli Excel la sconfitta ci poteva pure stare, lo stesso Grubbs l'ha messo, head coach dei G2, ci poteva stare perché comunque gli Excel sono sempre stati in controllo totale del game e semplicemente i G2 non sono riusciti a rientrare in partita. Contro i Misfits invece, nonostante, ripeto, questo early advantage, questo vantaggio iniziale dei Misfits, in realtà sono stati i G2 a comandare il game da un certo punto in poi. Stavano dominando, cioè se noi guardiamo il game adesso, l'undicesimo minuto, che è il momento in cui cambia tutto in favore dei G2, da questo momento in poi G2 dominano la partita, arrivano addirittura al 30esimo minuto ad avere 10.000 gold di vantaggio, che sappiamo benissimo che un tale vantaggio al 30esimo minuto, a meno di clamorosi cambiamenti, che è quello che poi è successo, effettivamente... significa vincere il game, nel 95% dei casi significa vincere il game. E cosa succede poi? Ora, tra poco ovviamente lo andremo a vedere, però effettivamente in questo sprazzo di partita, almeno i G2, soprattutto con Jankos, che con Diana finalmente ha mostrato di essere un ottimo
un ottimo pick anche per lui, finora non è riuscito a far vedere granché. Hanno mostrato i G2 di essere effettivamente un team, cioè che era quello che era mancato finora, perché fino a questo momento abbiamo visto sì, bravissimi sulla carta, sono fantastici, qua riflessi di Caps pazzeschi per sfuggire a Lisin, da Caps tra l'altro. Esatto. E la cosa bella che si è vista è che poi in realtà è quello che ha detto anche prima Moonboy, Noodles ha detto: io vi garantisco che nella prossima settimana ci sarà una vittoria, perché mm-hmm. proprio a differenza della partita degli XL G2, questa partita contro i Misfits, che sono al momento, se non sbaglio, la squadra più in forma del campionato, contro i Misfits stavano vincendo, avrebbero vinto. È stata una piccolezza, proprio una cosa minuscola che gli ha cambiato le cose, ha cambiato le carte in tavola. E questo lascia a me sperare per i risultati della prossima settimana. Anche, anche perché questa cosa dipende però ancora dalla comunicazione, perché ripeto, i G2 comunque in solo lane continuano a essere fenomenali, perché sono sulla carta, sono dei giocatori singolarmente che... ottimi. Il problema rimane, porca miseria, quando poi iniziano a fightare insieme, quando devono fightare per degli obiettivi, che in effetti qui, se voi, noi vediamo infatti loro che tipo di gioco hanno utilizzato fino al 30° minuto, hanno utilizzato comunque un gioco, il solito 1-3-1, comunque distribuito su tutta la mappa, senza bisogno, mettendo tantissima pressione, che forse è proprio il gioco che devono fare per continuare ad avere quel tipo di sicurezza nell'utilizzare i propri giocatori quasi come singoli, se così vogliamo chiamarli. Addirittura qua i G2 conquistano pure il Baron dopo questo teamfight, mandano a casa due giocatori e poi dopo andranno a spingere, tra poco lo vedremo, quindi proprio scolastici da questo punto di vista, nel senso pusho, sono in vantaggio, quindi metto tantissima pressione sulle corsie, quelle laterali soprattutto, e mi distribuisco sulla mappa in modo che gli avversari non sanno, non hanno un punto di riferimento su dove andare, e conquisto il Baron, li butto via perché non possono contestarlo, tra l'altro ci provano, li mando a casa, pusho sulla botlane, qua sembra quasi che poteva anche essere partita, forse qua hanno insistito per questo motivo, secondo me qua hanno pensato ok, la portiamo a casa, la chiudiamo adesso, invece poi muore comunque Jankos, non è un problema perché in realtà alla fine comunque riescono a prendere la torre dell'inibitore nella corsia inferiore, prendono pure l'inibitore, qua che cosa succede? Succede che i G2 recallano, prendono anche ovviamente la torre centrale, i G2 recallano, metti un attimo pausa se puoi, ok, i G2 recallano e qui è la comunicazione dei Misfits la cosa più importante, perché guardiamo dove è Vander. Esatto, perché Vander è lì, è già nel cespuglio dei G2, della giungla dei G2, mentre Wunder si teleporta. Quindi praticamente, perché nell'istante prima succede che ovviamente i Misfits pushano un po' sulla corsia inferiore, soprattutto perché c'erano i Super Minion e quindi pushano sulla corsia inferiore, e depushano la corsia centrale, poi va a finire e succede che vedono la botlane dei G2 recallare, e a quel punto dicono ok, se questi stanno recallando adesso non avranno il tempo di riuscire a tornare. Tra l'altro, se voi guardate i draghi, G2 Sports hanno comunque già 4 draghi, hanno pure la Soul della montagna, quindi il fatto di aver avuto anche la Soul della montagna nei confronti di Wunder e Leona, che è un supporto ma comunque statistiche difensive sostanzialmente, li aiuta tantissimo a mantenersi praticamente quasi invincibili e indistruttibili. Se poi prendono pure questo, pure il drago infernale, è un casino. Quindi questa è l'unica finestra che mi sfizzano, se ne accorgono, se ne rendono conto e vanno. Qui Vander fa una delle cose più importanti, cioè stoppare sul nascere qualsiasi ingresso dei G2 in termini comunitari, e qui salta la comunicazione dei G2, questo è il problema, perché prima passato dicono loro, magari sentono sì perché loro iniziano a dire entriamo, Vander e Jankos iniziano a convergere dai lati, ma Vander ferma i tre che stanno entrando dalla giungla, e questa è la cosa che fa la differenza più importante per la disfatta dei G2 e per la vittoria di Misfits, perché poi il buff del drago ovviamente fa il suo, perché mancavano quei danni in più, mancavano proprio quei danni in più ai Misfits necessari per poter, che gli ha dato il drago, esatto, che gli ha dato il drago, perché anche a livello di livelli consideriamo che
Razzok è 15, Jankos dovrebbe essere al 16, infatti poi si è visto alla fine Jankos era al 16, quindi c'era tantissima differenza anche a livello di livelli, se mi concedete il gioco di parole, e questo ha fatto sì, cioè ha fatto tanto. Allora Andrea, io direi che a questo punto, avendo analizzato più o meno la scorsa giornata dell'LEC, possiamo andare a fare la formazione del Fantasy LEC, sì. Prima di o ce la facciamo alla fine, ci facciamo prima un giro sui vari campionati. Ma per me possiamo farcela anche adesso, in realtà. Facciamola anche adesso, perfetto. Anche perché, okay, la prossima secondo me non è proprio una giornata facilissima. Guarda, io già l'ho vista. Io già l'ho vista. Ed è un problema. Perché, a parte gli scherzi e tutto quello che volete, ma questa giornata di oggi, io sinceramente, cioè, non vedo una partita facile da pronosticare. SK e Schalke sono gli ultimi due in classifica. Siamo sicuri che vinceranno Schalke, o lui di SK avranno la loro seconda vittoria? Mad Lions, ma gli XL sembrano essersi ripresi. Perfetto. Rogue Misfits e impronosticabile. La top 2. Impronosticabile. Esatto. Top 2, anche se io qua punterei un po' più sui Rogue. Vitality e Fnatic. E i Vitality come si sono svegliati stamattina? Sono scesi col piede destro, esatto, o il piede sinistro? E che impatto G2 può avere Shigenda? Gli Astralis vengono dalla settimana 2-0, i G2 vengono dallo 0-4, dalla losing streak 0-4. Che dobbiamo pensare? Ora, su chi bisognerebbe puntare? Cioè, allora, diciamo, facciamo così, partiamo dal presupposto che Noodles ha garantito una vittoria dei G2 in questa settimana. Loro sabato giocano contro i Log. Esatto. Quindi sappiamo che i G2 vincono contro gli Astralis. Allora, diciamo che se volete fare una formazione abbastanza conservativa, quindi, perché comunque sono tutte partite rischiose, quindi se puntiamo a una abbastanza conservativa, io punterei su G2, cioè diciamo quelle che ha più chance. Punterei su G2, Fnatic, Mad, non lo so, XL e Schalke 04. E se dovessi puntare su una fra Rogue e Misfits, questa volta punterei su Rogue. Quindi però dobbiamo andare a sistemare. Sì, se sono più esperti Rogue, questo giro vedo i Rogue meglio. Vedrei i Rogue meglio. Quindi a questo punto io ti direi, se vogliamo andare a fare la formazione, me la guardo direttamente dallo streaming del tuo computer, così capisco cosa io si può andare a fare. Se dovessi andare a prendere qualcosa dello Schalke, io dello Schalke non prenderei mai il jungler. No, infatti dello Schalke, se vogliamo prendere qualcosa dello Schalke, secondo me va preso il top lane, che è Broken Blade. Esatto. Lì, se vogliamo andare un po' più così tranquilli, diciamo, vogliamo prendere uno dello Schalke e quindi prendere il top lane, è l'unico prendibile dello Schalke, quindi se dobbiamo posizionarci più o meno, evitare, perché non è, tutti e cinque le squadre, prenderle è impossibile, però il discorso è che secondo me in questa giornata il segreto è diversificare il più possibile le varie i vari giocatori, la provenienza dei giocatori dalle varie squadre. Non è consigliabile prenderne due di una squadra, perché è talmente difficile questa giornata che magari poi quella squadra ti perde, cioè che è possibilissimo, che è fattibile, tu perdi così due giocatori. E poi io sinceramente, se devo andare a prendere il jungler, prenderei comunque sempre Inspired, perché anche quando perde comunque mantiene un punteggio, una prestazione ottima. Sì, direi proprio di sì. E io qua come jungla vi do l'alternativa: O Inspired o Marco Unan. Sì, sì, perché Marco Unan mi piace, mi è piaciuto troppo settimana scorsa. Se poi devo andare, andiamo sul support. Okay. Qua il support, perché io solitamente io sono un fan della coppia Inspired e Trimby, però conviene prenderne due. Forse, sai che forse io un'idea per il supporto ce l'ho.
E secondo me è la mia stessa. Inizia con la H? Inizia con la H. E finisci per Ilissang. Esatto. Sì, no, diciamo che dopo quello che abbiamo visto con Pike... Bravo, esatto, anche per quello secondo me ci sta. E soprattutto perché comunque una partita contro i Vitality sarà un bagno di sangue. Ilissang nel bagno di sangue ci sguazza, quindi anche se poi i Fnatic perdono. Sì. Quindi i Fnatic, anche se poi ci perdono, in ogni caso Ilissang il suo sporco lavoro lo fa. Cioè non è un support che rimane a zero, ecco. Quindi piazzerei l'Ilissang di turno nella formazione. E come qua supporto, e questo manca Nigel. A questo punto uno dei G2 lo dobbiamo prendere. E io non andrei su Caps al momento. No, troppe morti. Andrei su Reckless. Esatto. Perché comunque Reckless, sì, magari non fitta tutto quello che vogliamo, ma i suoi minion li farma, un KDA ottimo lo tiene. E se perdono non muore tanto. Esatto, quando perde non muore tanto, cioè quando perde fa 1-0, 2-1, quindi non ti va sicuramente in negativo. A questo punto l'unico dubbio è sul mid laner. Qua su chi si punta. Io sono tentato da... Da chi? Da Nukeduck. Vai, mettiamo Nukeduck. Mettiamo sì, Nukeduck. Sì, dai. Mettiamo Nukeduck, dai. E Nukeduck. Che magari può tirare fuori qualcosa come un Azir, un Orianna, o una LeBlanc, come abbiamo visto poi di recente, che con la sua LeBlanc è leggendaria. Una LeBlanc, esatto. E aiutare tantissimo da questo punto di vista per il suo KDA, ecco, esatto. Mettiamola così. E qua ti dirò, per il suo KDA, se dovessimo andare a cercare sul coach, qual è la partita più facile? A parte nessuna. Qua andrei sempre sui Rogue, forse. O Rogue o Misfits. O quello dei Rogue o quello dei Misfits, sicuramente. Io mi fido. Uno dei due. Andrei più sui Rogue, sì. Io mi fido. Fidiamoci. Per forza. Proviamoci, dai. Posso fare altrimenti. E poi la cosa divertente è che posso usare anche questa carta. Ah, 5 club differenti. Ottimo. Ottimo. Anche quella accanto, avendo schierato Ilissang, non è malissimo. Però è molto... Diciamo che è molto... Cioè, che se ti va benissimo... Cioè, se c'è un giocatore con cui devi utilizzarlo, Ilissang. Però è chiaro che... Però questa è una cosa un po' personale. Se ci pensi, io ho Ilissang che ha due slot oggetti, quindi posso anche divertirmi per altro. Per Ilissang. Esatto. Tipo double kill o cose esatto. Di questo tipo. Sì, direi che questa potrebbe essere... Forse la formazione più, come dire, più solida che si possa utilizzare. Solida nel senso di che si rischia meno, ecco, a prescindere dal fatto che i loro team vincano o perdano. Questi sono sicuramente giocatori che uno è abbastanza sicuro che possano rimanere tranquilli e non fare punteggi negativi, ecco. E qua io ti cito Kindred Maxi dalla chat, perché io l'ho sentito di recente, lui mi fa, l'ultima volta che avete parlato dei Machko, siete riusciti a farli perdere contro i Cyberground, tutte tessere le lodi, Machko meravigliosi, e perdono. È vero. Poi avete detto no, perché gli Astralis sì, gli Astralis no, e gli Astralis hanno fatto una decente settimana. Adesso scrive, Deogemo vede Rogue meglio e Misfits vincono al 15° minuto. Vedremo come io sono un fanboy di Veteo, quindi per me se vinco il Misfits sono contentissimo. Però, non lo so, in questo momento da esterno, magari anche guardando le cose da fuori, mi sembra di vedere un po' meglio i Rogue piuttosto che i Misfits. Io concordo su quello che ha detto Monboy, sinceramente, cioè sul fatto che saranno i Rogue ad arrivare ai primi in regular season. E lo dico già da due settimane, io per me i Rogue sono la squadra più solida perché sono quella che è riuscita a mantenere il proprio livello di gioco dallo spring. Non ci sono riusciti gli SK, non ci sono riusciti i Mad Lions, non ci stanno riuscendo i G2 Esports,
Sono l'unica praticamente della scorsa top 4, no, addirittura forse della scorsa top 6. Sono l'unica della scorsa top 6 ad aver mantenuto lo stesso livello di gioco. Solido, preciso, un po' noioso forse, meno spettacolare, sì, però funziona, anche perché è così che bisogna giocare. Quindi ci sta sicuramente. Allora Andrea, la nostra formazione l'abbiamo fatta. Direi che possiamo andare a cercare, a guardare cosa sta succedendo nel resto del mondo. Sono già meno un quarto, quindi abbiamo il nostro quarto d'ora canonico per cercare di capire cosa sta succedendo nel resto del mondo. Partirei proprio dall'LCK. Abbiamo preparato in questo caso gli highlights di Genji contro Damwon Kia per un motivo ben preciso, perché direi che questa settimana sia in LCK che in LPL può essere definita come la settimana dell'addio alle imbattibilità. All'LCK avevamo ad esempio i Genji, che erano l'unica squadra imbattuta, che stava a 7-0, unica squadra imbattuta appunto, e improvvisamente invece questa settimana, o meglio fine della scorsa, inizio di questa settimana, perché stamattina hanno giocato ancora, i GG hanno perso due partite. Quindi anche su questo punto, King e Maxi, vorrei dire che abbiamo, che ho dei poteri evidentemente, perché anche la settimana scorsa abbiamo parlato tantissimo di questi GG fortissimi, 7-0, fenomenali, fantastici, e perdono entrambe le due partite successive. Perdono contro i Damwon Kia, perdono stamattina, hanno perso, o ieri, non sono ricordo, no, forse stamattina, e hanno perso contro i T1. A questo punto non sono più imbattuti, anzi sono addirittura 7-2, e i Damwon Kia adesso sono davvero tornati. Tra l'altro ripeto, Damwon Kia che stavano 4-3, i Genji 7-0, eppure abbiamo visto i Damwon Kia rinascere con Ghost, che non è quello che abbiamo visto nella partita precedente contro i Nongshim Red Force, ma anzi è una squadra che ha saputo, un giocatore soprattutto, che ha saputo tornare nel modo migliore contro appunto i GNG. E adesso, cioè, anche a livello di morale, essere andati a vincere contro la prima in classifica, che era imbattuta fino a questo momento, tu sei la prima squadra che rompe la loro imbattibilità, Andrea, direi che ovviamente è quello che ogni squadra si augura per poter riprendere il proprio ritmo e tornare protagonisti in campionato. Esatto. Meglio di così, meglio di così non si può fare. Nonostante... Non poteva sicuramente andare. Però? No, senza però in realtà. Ah, ok, avevo sentito male allora. Ok. Avevo sentito male. E quindi da questo punto di vista aiuta tantissimo. Poi ripeto, i GNG hanno riperso stamattina contro i T1. Anche i T1 finalmente tornati. E adesso la classifica del SIG si fa parecchio ingarbugliata, ricordiamola. Anche perché non solo la perdita dell'imbattibilità, ma la perdita della non imbattibilità, nel senso che i DRX hanno vinto la loro prima partita, sono 0-8 dopo, esatto, dopo 8 sconfitte consecutive sono riusciti a vincere la loro prima partita. Finalmente i Dragon e i DRX hanno vinto la loro prima partita, tra l'altro in realtà poi comunque contro una squadra vicino a loro, quindi i Fredit Bryon, partita 2-1 sofferta come al solito, però che non cambia le cose in tavola, nel senso, non significa che, come magari può essere in Damwon Kia, non significa che i DRX adesso esplodono, diventano dei fenomeni o partirà la loro rincorsa, perché è stata una vittoria comunque lunga, sofferta, al solito, il loro solito stile di gioco molto lento, perché non sanno bene cosa fare. Sperano a un certo momento in un errore degli avversari, il errore degli avversari magari non arriva, allora loro cercano in qualche modo, in qualsiasi modo, di diventare protagonisti, eppure non riescono a fare quello che vorrebbero. E la classifica sono adesso è un molto... po' i makers del nostro PG National, i Dragon X. Sì, esatto, praticamente sì. Sostanzialmente li abbiamo sì. Visti sul tetto del mondo e poi... E poi crollare, quasi sul tetto del mondo. E poi crollare. Quasi così. Crollare. E adesso la classifica dell'LCK in realtà è molto simile a quella dell'LEC, perché abbiamo la prima classificata, in questo caso sono i GNG, che stanno appunto 7-2 come abbiamo già annunciato, e poi abbiamo dal secondo posto al nono posto solamente tutte a distanza di 3, perché abbiamo 6-3 sia Damwon Kia che Nongshim, poi abbiamo 5-4 T1, Sandbox e Africa Freaks, e poi 4-5 gli Amolife e 3-6 KT Roster e Fredit Bryon. Ma soprattutto per quello che abbiamo visto in questo campionato, sono tutte squadre che ognuna può vincere contro chiunque altra, cioè anche i stessi Fredit Bryon,
che hanno dato la loro prima vittoria ai DRX, hanno rischiato 2 settimane fa di vincere contro i GNG, portandoli al terzo game e arrivando a un terzo game in cui potevano tranquillamente vincere anche gli stessi Bryon. Quindi un LCK molto combattuto, molto competitivo sotto questo profilo. Passando invece all'LPL, che ci interessa due volte, non tanto perché ovviamente ci sforna sempre nuove squadre, ma anche perché ricordiamo gioca il nostro Shadow, il nostro italiano Shadow negli LGD. E noi in particolare abbiamo preparato, se non ricordo male, gli highlights di RNG contro LGD per una classifica che vede in questo momento gli LGD comunque non messi malissimo, ecco, sono 5-5, perché comunque questa settimana, se non sbaglio, hanno perso entrambe le partite, quindi c'è un minimo di ritorno, in un certo senso, hanno già avuto un calendario un po' complicato questa settimana, ecco, perché comunque hanno giocato sia contro gli RNG che contro i FunPlus Phoenix. Tra l'altro FunPlus Phoenix che ieri hanno annunciato il bench di Nuguri, come dice la pronuncia coreana che mi ha insegnato Cristo, benciato per il momento Nuguri, preso il giocatore dell'Academy, comunque del team che gioca nella serie cadetta, promosso stamattina addirittura invece, se non sbaglio, è stato costretto a essere LWX in posizione di support. Crisp, sì. No, Crisp è benciato, se non sbaglio, per problemi di salute, che in questo momento si trova in ospedale addirittura, quindi problemi a quanto pare anche abbastanza gravi per lui, non sappiamo quanto in realtà, esordirà Jingyi nella prossima partita che... No, è esordito stamattina, la prossima partita sarebbe stata stamattina, appunto quella proprio contro gli LGD di Shadow. E in questo momento comunque, certo, dire compatta è un po' più complicato nell'LPL, anche perché parliamo di 17 squadre, non 10 come quelle che sono in LCS, LEC ed LCK. Infatti ogni squadra si scontra contro l'altra solo una volta. Però continuano a essere in fondo classifica i Royal, gli RNG, appena 2-5, ma perdita dell'imbattibilità settimana scorsa anche per EDG e l'NG, che hanno perso le loro prime partite. Eppure sono ancora prima in classifica e, come avevo già detto venerdì scorso, occhio a Ray Ratom, che adesso sono lì, sono in lotta 7-2 per quella vetta della classifica. Tra l'altro io volevo anche far vedere al volo, perché uno dice, ma come funziona poi i playoff, nel senso, la situazione è qui, poi come funziona, 17 squadre, come funziona? Me l'ero segnato. Praticamente, come? Me l'ero segnato come funziona i playoff. Perché io chiamavo i playoff le prime 10. Sì. Quindi, e in questo momento, significherebbe che noi avremmo esclusi dai playoff e quindi da qualsiasi lotta mondiale, per la qualificazione mondiale, un vincitore del campionato mondiale. E il vincitore dell'MSI. Ovviamente sì, esatto. Perché non avremmo... I Suning sarebbero lì. Gli Invictus Gaming, che hanno vinto nel 2018, sarebbero fuori. Gli RNG, che sono i vincitori come hai detto tu, del Mid-Season Invitational, sarebbero fuori. Quindi, cioè, dallo Spring al Summer sembra essere cambiato di tutto in questo LPL. È vero che ancora mancano tante partite, mancano 4 settimane, che significa, tra l'altro, non sono tutte uguali, perché ad esempio i Royal si trovano 2-5 ma hanno giocato 7 partite, Ray Ratom e Edward Gaming ne hanno già giocate 9, quindi hanno 2 partite in più giocate. Se noi, quindi, c'è tutto questo discorso da mettere in linea, in una volta che tutti avranno giocato le stesse partite, lo stesso numero di partite, ovviamente ci aiuterà a capire meglio la situazione. In questo momento è ovvio, Andrea, che la situazione è particolarmente difficile per i nomi più altolocati, tranne Tess e FunPlus Phoenix e il ritorno, a quanto pare, degli EDG. Ma ripeto, occhio ai Ray Ratom, che potrebbero dire la loro. Bisogna vedere quale sarà il team sfornato dalla Cina per quest'anno ai mondiali. Bravo, esatto. Chi è il gli LNG o i Ray Ratom, se non entrambi, poi.
Ah, potrebbero essere anche, che so, gli Oh My God, i JD Gaming, cioè la Cina ci stupisce. Sicuramente direi, guarda, oserei dire non i Victory 5, forse. Mi sa di no. 09. Quelli... Forse che tra l'altro, forse i Victory 5 sono l'unica squadra, allora, sicuramente sono l'unica squadra, adesso con la vittoria dei DRX, sono l'unica squadra delle quattro major region che a non aver vinto manco una partita. Forse addirittura di tutte le region, ora, perché non vorrei dire una castroneria, però no, ci sono anche i Mammoth nel CO, ad esempio, che stanno 09. E io non vorrei dire una battutaccia, però ci si aspettava di più da un nome del genere, diciamo. Sì, sicuramente ci si aspettava. Almeno 5 partite, insomma. Esatto. Scusate. Allora, signori, quindi passiamo adesso invece al volo, sono già meno 5, quindi stiamo per terminare, al volo dell'LCS, noi ogni volta prepariamo un sacco di highlights, poi giustamente ci soffermiamo su tante cose e poi dobbiamo correre, qua sicuramente direi che abbiamo, se non ricordo male... Abbiamo 100 Thieves con Team Liquid e Cloud9 contro TSM. Andiamo con Cloud9 contro TSM, che comunque è sempre il classico, è il classico nordamericano, quindi è giusto parlare di questa. Anche velocemente, mentre trascorrono gli highlights, passano anche, raccontiamo un attimo qual è la situazione in questo momento. Situazione in questo momento che mancano 3 settimane alla fine della regular season dell'LCS, quindi significa che mancano 9 partite, perché ogni settimana si giocano 3 partite. 9 partite, e in questo momento gli unici che sono sicuri di andare ai playoff sono Andretti, TSM e Cloud9, che sono prima, seconda e terza, e andranno ai playoff perché hanno già 9 partite, quindi 9 lunghezze di vantaggio su almeno 9 lunghezze di vantaggio sull'ottava, che sono i FlyQuest, a pari merito in questo momento con i Counter Logic Gaming, ultimi che sono i Golden Guardians. FlyQuest e Golden Guardians che sono poi in realtà protagonisti dell'ultimo scambio, fiesta. Dell'ultima fiesta, esatto, dell'ultima fiesta, nel senso che i FlyQuest hanno venduto, c'è stato un trasferimento in questa settimana di Licorice dai FlyQuest, è passato ai Golden Guardians, e nel frattempo i FlyQuest hanno anche deciso di far giocare per questa tutta la week 6, se non, week 7 siamo addirittura, no giusto, week 6, per tutta questa week 6 di far giocare l'Academy, quindi l'Academy in blocco entra e giocherà al posto di titolari in LCS, e quelli dell'LCS invece giocheranno in i titolari giocheranno in Academy, continuano a fare questi scambi assurdi, sì, tipici dell'LCS, tra l'altro. Ma anche loro probabilmente per fare un 10 man roster, sicuramente sì, sono nobili, sì, piani, sì, no? Sì, sì, perché... crediamoci. sì, no, perché sono, tra l'altro dovrebbe tornare al Fari, se non ho capito male, dovrebbe tornare al Fari finalmente. E la situazione qual è in questo momento in classifica? Vediamo nel frattempo gli highlights, alla fine vincono i TSM questo scontro, quindi il classico, tornano a vincere i TSM, in realtà mi pare dopo un po', ma i primi in classifica continuano ad essere comunque gli Andretti, in questo momento hanno uno score di 13-2 nel summer, 24-9 in stagione. Sono sicuramente la forza numero uno del campionato. Aver preso Abedaghi dallo Shock 04 in off season tra Spring e Summer è stato sicuramente un upgrade enorme che gli sta permettendo di fare la voce grossa. E gli Evil Geniuses di Jisoo, che per questo ci interessano, in questo momento sono in quinta posizione. Sono in quinta posizione, quindi sono abbastanza sereni e tranquilli, credo, al massimo sono abbastanza tranquilli di andare sicuramente ai playoff, anche perché, ripeto, ci vanno le prime 8, e di lottare magari per un posto al mondiale. Tra l'altro i Virginis che arrivano da una settimana perfetta, la loro prima settimana perfetta, 3-0. È vero che avevano anche una settimana abbastanza semplice, perché hanno giocato quasi contro la Bottom 3, perché hanno giocato e vinto contro, se non ricordo male, Dignitas, FlyQuest e Golden Guardians, o forse c'è un no, FlyQuest, CLG e tutta la Bottom 3, scusatemi, FlyQuest, Counter Logic Gaming e Golden Guardians, però intanto è un 3-0 che dà sicuramente fiducia e che aiuta tantissimo a proiettarsi verso i playoff. Detto ciò,
prima di salutarci, sguardo velocissimo, perché è iniziata la PCS, cioè la Pacific, quella che una volta era la Garena, che poi si è unita con l'LMS. È iniziata finalmente la PCS, primo giorno stamattina, proprio in, siamo arrivati quindi precisi, primo giorno, doppia vittoria per il PSG Talon, che non c'era altro modo di migliore di questo di presentarsi al proprio pubblico. 2-0 per loro, già primi in classifica, qualificazione mondiale in tasca. Non sto scherzando, però vabbè, diciamo che non c'è molto da aspettarsi dalle altre squadre, quindi penso saranno queste e poi un'altra squadra, vedremo chi, a qualificarsi per il mondiale. Ma la buona notizia è soprattutto che la PCS, nonostante il Covid, finalmente sia iniziata. LCO finalmente, un po' di Australia, un po' di Oceania, in particolare qui, in questo momento comandano i Chief Esports Club, seguiti dai Peace con 6-3, e i Pentanet, che abbiamo iniziato ad amare l'anno scorso, questi sono Invitational, stanno avendo qualche problema in più. Si trovano attualmente quinti in classifica, 5-4, quindi 5 vittorie e 4 sconfitte, metà classifica, e poi una classifica cortissima. Gli unici che davvero non stanno riuscendo a fare niente, perché la penultima è 4-5, gli unici che davvero non stanno riuscendo a fare niente sono i Mammoth, che si trovano 0-9. Infine Turchia, la prossima volta parleremo anche dell'America Latina, siamo un po' più avanti. Turchia, primi in classifica, imbattuti, forse una delle pochissime squadre ancora imbattute rimaste nell'intera scena competitiva maggiore di League of Legends, il Galatasaray Esports, che stanno 8-0, in cui gioca un certo Mojito, quindi, ma soprattutto gioca un certo Bolulu, anche qui ex conoscenza del competitivo italiano, anche lui ex Clash. Anche qui abbiamo un ultimo in classifica, che è il team Aurora, che sta 0-8. Detto ciò, Andrea, direi che forse siamo davvero arrivati a conclusione di questa nostra puntata, la terza, se non la terza puntata, sì, di Studio League. Direi che per me, da Francesco De Angelo Lombardo, per oggi è tutto. Vi ringrazio ovviamente tutti coloro che sono passati, ringrazio l'ospite Emiliano Marini in arte Moonboy, chiunque sia passato per, anche solo per un saluto, per un follow, per un sub, ma anche per commentare, soprattutto per raccontarci la loro impressione su questo, su quello che è successo in questa settimana, su quello che è successo in questa settimana nelle altre leghe. A voi auguro ovviamente buoni sport a tutti, e ovviamente buon LC, che inizierà tra un'ora esatta. Inizierà l'LC, ovviamente un grazie enorme ad Andrea, che è qui ad accompagnarmi in questo viaggio, e tutti coloro che lavorano dalla regia. A questo punto direi, Andrea, a te per i saluti finali, e grazie ancora a tutti. Grazie a te Francesco, grazie per essere stato con noi e grazie per tutto quanto. Allora, adesso sta a me toccare. Allora, vorrei innanzitutto salutare Mattia dalla regia, che tutto vede e tutto tocca, e oggi vedete accanto a lui anche Raf, che ci ha aiutato e ci aiuta ogni volta, e noi non lo menzioniamo mai. Gran parte degli highlights, se non quasi tutti gli highlights, sono stati creati grazie a lui. Quindi grazie, ringraziamo tutti quanti Raf per questo supporto fenomenale. E volevo ringraziare anche Niccolò Masini, il generale, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, e Giulio Gessi, il direttore, che ci assiste dalla redazione, ci controlla e ci giudica male. Vi ricordo inoltre male. Che potete lasciare no, spero di no, dai. Vi ricordo inoltre che potete lasciare un cuoricino e una campanella per non perdersi mai i nostri appuntamenti. Andiamo in onda il martedì, di solito il martedì, con le interviste. Il giovedì c'è la Teletalk, condotto da Federico Marconi e Martina Procaccini. E ogni venerdì noi torniamo qui per Studio League. Quindi vi ricordo, non mancate. Inoltre vi volevo ricordare di seguire Deugemon nei suoi altri appuntamenti. Poi magari chiedete un po' meglio a lui, che cambia ogni tanto orari per quanto riguarda. Purtroppo sì, varie. Anche la settimana prossima è tutto lunedì. Anche settimana prossima è tutto lunedì, quindi lunedì non perdete i suoi appuntamenti su BeyondPG, però non qui, con il bar dell'eSports la mattina e eSports Report la sera. Seguitelo perché ne vale la pena. Con tutto credo di essere a posto, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi e alla prossima. Ciao a tutti. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!